The sermon, Going Beyond the Camp, was delivered on Sunday evening, July 19, 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States. Il sermone Andare al di là del campo è stato tenuto il 19 luglio 1964 al Tabernacolo Branham in Jeffersonville, Indiana, Stati Uniti d'America. Let's remain standing just a moment. Rimaniamo in piedi giusto un momento. Dear God, we are grateful to you for this another privilege to stand in the house of God and worship the living God. Caro Dio, ti siamo grati per questo altro privilegio di stare nella casa di Dio e adorare il vivente Dio. We're so grateful that we are still granted this privilege in the land. Siamo così grati che ci è ancora concesso questo privilegio nel paese. And now we're thankful for these faithful people too, Lord, that have come many miles, hundreds of miles, many of them. Ed ora siamo anche riconoscenti per queste persone fedeli, Signore, che sono venute da molte miglia, centinaia di miglia, molte di loro. And some of them will try to storm their way back tonight down the highways, across the highways. E alcune di loro cercheranno di affrettarsi sulla loro via di ritorno stasera giù per le autostrade, attraverso l'autostrada. God, I pray that you will be with them and help them. Guide them, O Father. Dio, prego che tu sia con loro e li aiuti. Guidali, O Padre. We thank thee for this little shower of rain that's cooled the air for us temporarily. Ti ringraziamo per questo piccolo acquazzone di pioggia che ha rinfrescato l'aria per noi temporaneamente. And Father, we pray that you'll meet with us tonight in thy word. E Padre, preghiamo che tu ti incontri con noi stasera nella tua parola. For that's why we have assembled, Lord, is to meet you in the word. Poiché ecco perché siamo riuniti, Signore, e per incontrarti nella parola. Help us, Lord, that our gathering will be so beneficial to your kingdom, and that we might be so helped that we might help others. Aiutaci, Signore, che il nostro raduno sia tanto giovevole per il tuo regno e che noi potremmo essere così aiutati, così che potessimo aiutare altri. Grant these things we ask in Jesus' name. Amen. Concedi queste cose che chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Be seated. Accomodatevi. Having just a few private interviews in there and just before the meeting started. Stavo avendo soltanto alcuni colloqui privati lì dentro e appena prima che la riunione iniziasse. Billy had given me such a load of them, I already know which way to start. Billy me ne aveva dato un carico tanto che io a malapena so in che modo iniziare. But we are praying that God will bless you for your effort of staying over for the evening service. Ma noi preghiamo che Dio vi benedica per il vostro sforzo di rimanere ancora per il servizio serale. Now, God willing, next Sunday morning I'll be having a service again. Ora, Dio volendo, la prossima domenica mattina avrò nuovamente un servizio. I just talked to the pastor and it's all right with them. Ho appena parlato al pastore e con loro è tutto a posto. And now, I wish I had the time to recognize every good friend that I have in here, but I know you're waiting. It's hot. Ed ora vorrei avere il tempo di riconoscere ogni buon amico che ho qui dentro, ma so che state aspettando, c'è caldo. And I'll just omit that time and just say this: God bless you. Ed io tralascerò semplicemente questo tempo e dico solo questo: Dio vi benedica. You know, I don't know of any greater thing that anyone could ask for me than to say, God bless you. Eh?
Sapete, non conosco nessuna cosa più grande che qualcuno potrebbe chiedere per me che dire Dio ti benedica, vedete? If he'll do that, that's all I need. Just that. Se egli lo farà, quello è tutto ciò di cui ho bisogno, soltanto questo. I think that's the greatest word in the dialect. God bless you. Penso che è la più grande parola nel linguaggio, Dio ti benedica. And I know he does. E adesso e so che egli lo fa. And as I said to the wife a few moments ago, I was trying to take a bath and couldn't get dry. I dry off and then it's wet again. E come ho detto a mia moglie alcuni momenti fa, stavo provando a farmi un bagno e non riuscivo ad asciugarmi. Io mi asciugavo e poi ero di nuovo bagnato. I dry off and I couldn't get my shirt on even. Mi asciugavo e non potevo neanche indossare la camicia. It's a little different out in Tucson. It's about twice as hot, but then you don't have any perspiration. Ed è un po' differente laggiù a Tucson. C'è circa due volte così caldo, mentre al caso voi non avete nessuna sudorazione. There's no moisture in the air, so it dries it up as soon as you get out. Non c'è umidità nell'aria, perciò si asciuga completamente non appena uscite. You set a pan of water there and it's gone. Potete mettere lì un panno d'acqua ed esso è cotto. You can't perspire because it just takes it away from you before you can perspire. Non potete sudare perché lo toglie da voi prima che possiate voi possiate sudare. You perspire, right, but you never see it. Voi sudate bene, ma nemmeno lo vedete. So, I was trying to have an awful time getting dry. Così qui stavo cercando di avere un terribile tempo asciugandomi. So, I'm soaking right now. Perciò ed io sto inzuppandomi proprio adesso. Being back in the room there, we had 7 or 8 people in that were emergencies and that had to be seen right away. Sono stato là dietro nella stanza ed abbiamo fatto entrare 7 o 8 persone le quali erano emergenze e che dovevano essere viste immediatamente. Now, the reason that I have you to stay and asked you to come is because I feel that it's beneficiary to us. Ora, la ragione per cui vi faccio rimanere, vi chiedo di venire, è a motivo che io sento che ci è di beneficio. I wouldn't do that, friends. I think too much of you to do that just to come to hear somebody or listen to what I have to say or something. Io non lo farei, amici. Io vi penso troppo per fare questo, di venire solo per sentire qualcuno, ascoltare quello che avrei da dire o qualcosa di simile. I wouldn't do that. That wouldn't be right. Io non lo farei. Questo non sarebbe giusto. It wouldn't show my love to you just to come like that. Non mostrerebbe il mio amore per voi venire semplicemente in quel modo. And I don't believe that you come, though I know you love me as I love you. Ed io non credo che voi venite, sebbene so che mi amate come io amo voi. And so I know that. Or you wouldn't do the things that you do. E perciò io lo so, o voi non fareste le cose che fate. So I think enough of you that I wouldn't have you sit in the heat and things like this if I didn't think it was something to help you. Così vi penso abbastanza che non vi farei sedere nel caldo e così via, in questo modo, se non pensassi che fosse qualcosa per aiutarvi. And before I come here, I always try my best before God to pick out a little something of scripture of some way and ask his guidance the last thing before leaving. Allora, prima che vengo qui, cerco sempre il mio meglio innanzi a Dio per scegliere con cura un po' qualcosa, una scrittura di qualche punto di vista e chiedo la sua guida, l'ultima cosa prima di andarmene. Help, Lord God, somehow. Give all you can to them, dear people. Aiuta, Signore Dio, in qualche modo. Da tutto quello che puoi a quella cara gente. And I expect and do believe that I'll always live with you. E mi aspetto e credo che vivrò sempre con voi. I believe that this is the shortest space that we have while we stand together like this. Credo che questo è lo spazio più breve che noi abbiamo mentre stiamo insieme in questo modo. We will be together in eternity. Noi saremo insieme nell'eternità. I do that. I believe that. Vedete, io faccio questo. Io lo credo. Amen.
And I want to help him. Ed io voglio aiutarvi. And I, if I say anything wrong, the Heavenly Father knows it's not because I'm intending to do it. Ed io se dico qualcosa d'errato, il Padre Celeste sa che non è perché intendo farlo. It's because I do it not knowing, I'd be ignorantly doing it. È perché lo faccio non sapendo, starei a farlo per ignoranza. Therefore, knowing that you are my responsibility and all my hands for the gospel, I always want to keep you right in the pages of this Bible. Quindi, sapendo che voi siete mia responsabilità e sulle mie mani per il Vangelo, io vorrò sempre mantenervi esattamente nelle pagine di questa Bibbia. And many times people come to me and said, Brother Branham, if you just step out here and say, Thus saith the Lord to my little child that's sick, it'll be well. Ed io, molte volte la gente è venuta da me e ha detto, Fratello Branham, se verrai soltanto qua fuori e dirai, Così dice il Signore al mio piccolo bambino che è malato, starà bene. Go out there and you say it'll get well. That's all I want you to do. Va laggiù e di semplicemente si ristabilirà. Questo è tutto ciò che voglio che tu faccia. Now that is loyal and lovely. How I appreciate that. Ora questo è leale e bello. Quanto lo apprezzo. But you know, I can't do that until he tells me first. See? Ma sapete, io non lo posso fare finché egli prima non me lo dice, vedete? I can pray for the child, do all I can. Io posso pregare per il bambino, fare tutto ciò che posso. But you see, what if I went out there under enthusiasm and said that? Ma vedete, e se io andassi là fuori sotto entusiasmo e dicessi questo? See, if I said, Thus saith the Lord, it really would just be, Thus saith my enthusiasm. Yeah. See? And then it might happen and it might not happen. Vedete, se io dicessi così dice il Signore, in realtà sarebbe solo il così dice il mio entusiasmo, vedete? Vedete? Ed allora potrebbe accadere, potrebbe non accadere. But then what if that same person is under my enthusiasm and it didn't happen? Ma allora, e se quella stessa persona è sotto il mio entusiasmo e non accadesse? Then that person might be in a case sometimes between life and death. Then where would their confidence be? Dunque, a volte quella persona potrebbe trovarsi in un caso tra la vita e la morte. Allora, dove sarebbe la loro fiducia? They'd be afraid that I might be under enthusiasm again, see? Essi avrebbero paura che io potessi essere nuovamente sotto l'entusiasmo, vedete? So when I say it, I want to be dead earnest that it's right with all I know. Perciò quando lo dico voglio essere profondamente serio che sia giusto con tutto ciò che so. And then when he speaks to me, I can just say what he showed me. E poi quando egli mi parla posso solo dire quello che egli mi ha mostrato. Whether it's good or bad, I have to say it. Buono o cattivo che sia, devo dirlo. And sometimes it's not pleasant to tell people those things. E a volte non è piacevole dire alle persone quelle cose. But yet I'm just as duty bound to tell people the evil things that will befall them as I am duty bound to tell them the good things that will befall them. Ma tuttavia mi sento così in dovere di dire alla gente le cose cattive che accadranno loro come mi sento in dovere di dire loro le buone cose che accadranno loro. And after all, we want the will of the Lord. E dopo tutto noi vogliamo la volontà del Signore. Sometimes the will of the Lord is contrary to our desires. Qualche volta la volontà del Signore è contraria ai nostri desideri. But still, if we want the will of the Lord, it's just as precious to know that the evil will befall us if it is the will of the Lord. Ma non di meno, se vogliamo la volontà del Signore, è proprio tanto prezioso sapere che ci accadrà il male se è la volontà del Signore. Whether it be good or evil, it's the will of the Lord that we want done. Buono o cattivo che sia, è la volontà del Signore che noi vogliamo sia fatta. And I know we look at it in that manner. E so che lo consideriamo in questa maniera. Now, I know that brethren here usually have a 30 minutes, 20 to 30 minutes message on Sunday night. Ora io so che i fratelli qui di solito hanno un messaggio di 30 minuti, di 20 fino a 30 minuti alla domenica sera. And I don't know whether I can do that or not, so I'm just going to do the best I can. Ed io...
Io non so se riesco a farlo meno, perciò io farò proprio il meglio che posso. I think there's a baptismal service immediately after this. Ora penso che c'è un servizio battesimale subito dopo questo. They heard they baptized a great group of people this morning. Ho sentito che hanno battezzato un numeroso gruppo di gente stamattina. Constantly there's baptism going on here all the time. Costantemente qui c'è sempre il battesimo che avviene. Ministers, Methodist, Baptist, Presbyterian, Church of God, Lutheran, whatever it is, are coming and being baptized in the name of the Lord Jesus Christ. Amen. Ministri, metodisti, battisti, presbiteriani, chiesa di Dio, luterana, qualunque cosa sia, vengono e sono battezzati nel nome del Signore Gesù Cristo. And before God, when I have to stand at the judgment bar, I've got to answer for that. E innanzi a Dio, quando devo stare alla sbarra del giudizio, devo rispondere di questo. And if I was just as clear in my thoughts of being justified in everything in my life as I am of that, I'd be ready for the rapture right now. E se fossi proprio così sicuro nei miei pensieri di essere giustificato in ogni cosa nella mia vita come lo sono di questo, sarei pronto per il rapimento proprio ora. For I know that is the gospel truth. See, that is the truth. Poiché so che è la verità del Vangelo, vedete, questa è la verità. There's not one scripture in the Bible where anybody was ever baptized in any other way but in the name of Jesus Christ. Non c'è una scrittura nella Bibbia dove qualcuno venne mai battezzato in nessun altro modo che nel nome di Gesù Cristo. The commission of Father, Son, and Holy Ghost is only go ye therefore teach all nations, baptizing them in the name of the Father, Son, Holy Ghost. La commissione di Padre, Figlio e Spirito Santo è solo andata perciò insegnata a tutte le nazioni battezzandole nel nome del Padre, Figlio e Spirito Santo. Not call this title over them, but baptize them in the name of the Father, Son, Holy Ghost, which is the Lord Jesus Christ. Non leggere loro ad alta voce questo titolo, ma battezzarli nel nome del Padre, Figlio, Spirito Santo, il quale è il Signore Gesù Cristo. Everybody in the Bible was baptized in the name of Jesus Christ. Tutti nella Bibbia furono battezzati nel nome di Gesù Cristo. And the Bible says that whosoever shall take one word out of it, or add one word to it in any way, woe unto them. E la Bibbia disse che chiunque vi toglierà una parola o vi aggiungerà una parola in qualsiasi modo, guai a loro. So I have enough I have to fear about besides adding something you're taking from the scripture. Così ho abbastanza di cui devo temere oltre ad aggiungere qualcosa o a toglierne dalla scrittura. It's got me in trouble many times, but I stay right there. He is my defense. Ciò mi ha messo nei pasticci molte volte, ma rimango proprio lì. Egli è la mia difesa. It's caused me to separate from a many friends. They've parted from me because of that. Ciò mi ha fatto separare da molti amici. Essi si sono separati da me a motivo di questo. But just as long as I keep this friend here, the Lord Jesus, and He is the Word. Ma proprio fin tanto che tengo questo amico qui, il Signore Gesù, ed egli è la parola. No matter rugged be the path, hard is the way, he come the same way. Non importa, aspro sia il tracciato, dura la via, egli è venuto allo stesso modo. And if they call the master of the house Beelzebub, how much more will they call those of his disciples? E se chiamano il maestro della casa Beelzebub, quanto più chiameranno così i suoi discepoli? Now the Lord be with you all and bless you through the week and give you the best that I can pray for God to give you is my prayer. Ora il Signore sia con voi e vi benedica durante la settimana e vi dia il meglio che io possa pregare affinché Dio ve lo dia. È la mia preghiera. Now we're going to read from the precious word. Ora leggeremo dalla preziosa parola. And now remember again, Wednesday night, is there any midweek prayer service or anything? Cottage prayer meeting, Monday and Tuesday night. Ed ora ricordate nuovamente, mercoledì sera, c'è qualche servizio di preghiera di metà settimana oppure qualcosa del genere?
Monday and Tuesday night is cottage prayer meetings. I guess the people know. Lunedì e martedì sera ci sono le riunioni di preghiera di casa. Suppongo che la gente lo sa. Brother Junior Jackson, is he in the building? Il fratello Junior Jackson è nell'edificio? Brother Jackson, he's here, Brother Jackson. Io, fratello Jackson, io non... Sì, proprio qua giù. È qui il fratello Jackson. All right, another Brother Jackson here. Benissimo, io... Un altro fratello Jackson qui, io... Brother Don Ruddle, is he in the building tonight? Brother Don, over here. Il fratello Don Ruddle è nell'edificio stasera, il fratello Don, qua giù. And many of the other brethren, I see the brethren here from Arkansas and Louisiana and different places around the country. E molti degli altri fratelli, vedo qui i fratelli dall'Arkansas e dalla Louisiana e da differenti luoghi intorno al paese. And I have some elderly brethren here tonight too. Ed ho anche alcuni fratelli anziani qui stasera. I have Brother Thomas Kidd sitting over here to the right. Be 84 years old in a few days. Ho il fratello Thomas Kidd che siede qui alla destra, compie 84 anni tra alcuni giorni. And about 3 or 4 years ago operated for prostate trouble and was dying with cancer. E circa 3 o 4 anni fa fu operato per un disturbo alla prostata e stava morendo di cancro. The doctor just laid him back to die. Il dottore lo aveva proprio messo giù per morire. And I like to ruin my old car getting to him up in Ohio. E io rovinai quasi la mia vecchia macchina per arrivare da lui su in Ohio. And the Lord Jesus healed him sound and well. E il Signore Gesù lo guarì sano e in salute. And here he and his little companion tonight. Many of you know them, maybe some don't. Ed ecco lui e la sua piccola compagna stasera. E molti di voi li conoscono, forse alcuni no. But here is a man and woman that was preaching the gospel before I was born. Ma ecco un uomo e una donna che predicavano il Vangelo prima che io nascessi. Think of that, and I'm an old man. See. Pensate a questo, e io sono un vecchio, vedete? Now, and I look at them, and them still going. Then I take courage. Ora, e io li guardo, e loro che ancora procedono, allora prendo coraggio. All of us know Brother Bill Dow sitting here in the corner. Tutti noi conosciamo il fratello Bill Dow che siede qui nell'angolo. And oh, how thankful we are for all of God's great blessings. E oh, quanto grati siamo per tutte le grandi benedizioni di Dio. May it continue to be with us until that last trumpet blows. And you know we'll be caught up together to meet the Lord in the air. Possa ciò continuare ad essere con noi fino a che quell'ultima tromba suona e, sapete, noi saremo presi su insieme. Per incontrare il Signore nell'aria. Think of it, missing people, they can't see you no more, but you're getting together with the rest of the group. Rifletteteci, persone che mancano, non vi si può più vedere, ma voi vi state radunando col resto del gruppo. They which are alive and remain to the coming of the Lord shall not prevent or hinder the word, those which are asleep, not dead. Coloro che sono viventi e rimangono fino alla venuta del Signore non anticiperanno, ovvero ostacoleranno, è la parola, coloro i quali sono addormentati, non morti. No, Christians don't die. They're just taking a little rest. That's all. Oh my. No, i cristiani non muoiono, si prendono soltanto un po' di riposo, vedete, questo è tutto. Oh my. And the trump of God shall sound, and the dead in Christ shall rise first, appear to many. E la tromba di Dio suonerà, e i morti in Cristo risusciteranno prima, appariranno a molti. And all at once you happen to stand and look, and well, there's a brother, and you know it ain't long. E all'improvviso vi capita di stare a guardare, bene, c'è un fratello, e sapete che non c'è molto tempo.
In a few minutes we'll be changed in a moment, in a twinkling of an eye. In alcuni minuti noi saremo cambiati, in un momento, in un batter d'occhio. And together with them be missing on earth. Caught up to meet the Lord in the air. Ed insieme con loro manchiamo sulla terra, rapiti a incontrare il Signore nell'aria. And to think with all that we have seen in the scriptures and the clear-cut vindications of the hour that we're living in, it could happen before the service ends. Just think of that this night. E a pensare con tutto quello che abbiamo visto nelle scritture e le chiare e nette conferme dell'ora in cui viviamo, potrebbe avvenire prima che il servizio termini. Pensate solo a questo, questa sera. Then by that we approach His Word. While we turn to Hebrews, the 13th chapter. And we are going to read from the 10th to the 14th verse. Allora con questo ci accostiamo alla sua parola mentre ci volgiamo ad Ebrei al 13° capitolo e leggeremo dal 10° al 14° versetto. Of Hebrews 10 and pardon, Hebrews 13, 10 to 14. Di Ebrei 10 e perdonatemi, Ebrei 13, 10 a 14. Now, as I've said, when we pledge allegiance to our flag, which is fine, we always stand while we pledge allegiance. Ora, come ho detto, noi, quando promettiamo solennemente fedeltà alla nostra bandiera, il che è ottimo, io ci alziamo sempre mentre promettiamo solennemente fedeltà. And all other great events we stand in respect to our salute and so forth to our nation. E tutti gli altri grandi eventi noi ci alziamo in rispetto di in saluto e così via della nostra nazione. And when they're playing the Star Spangled Banner, we stand at attention. E quando si suona la bandiera a stelle e a strisce, ci mettiamo sull'attenti. And as Christian soldiers, let's stand at attention while we read the Word of God. E quali soldati cristiani, stiamo sull'attenti mentre leggiamo la parola di Dio. Listen close to the reading of the Word. Ascoltate attentamente la lettura della parola. The reason I like to read it, my words may fail, but His won't. La ragione che mi piace leggerla, le mie parole possono fallire, ma le sue no. So if I read His word alone, you'll be blessed. Perciò se leggo solo la sua parola, voi sarete benedetti. 10th verse of the 13th chapter of Hebrews. Decimo versetto del 13° capitolo di Ebrei. We have an altar whereof they have no right to eat which serve the tabernacle. Noi abbiamo un altare del quale non hanno podestà di mangiar coloro che servono al tabernacolo. For the bodies of those beasts whose blood is brought into the sanctuary by the high priest for sin are burned without the camp. Perciò che i corpi degli animali il cui sangue è portato dal sommo sacerdote dentro il santuario per lo peccato sono arsi fuori del campo. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Perciò ancora Gesù, a ciò che santificasse il popolo per lo suo proprio sangue, ha sofferto fuori della porta. Let us go forth therefore unto him without the camp, bearing his reproach. Usciamo dunque a lui fuori del campo, portando il suo vituperio. For here we have no continuing city, but we seek one to come. Perciò che non abbiamo qui una città stabile, anzi ricerchiamo la futura. Lord God, who is responsible for this word? And responsible for taking care of it down through the ages to see that it's come to us unadulterated. Signore Dio, colui che è responsabile di questa parola
è responsabile di prendersi cura di essa giù durante le epoche per vedere che essa ci sia giunta non adulterata. It is pure, virgin word of God. Essa è la pura, vergine parola di Dio. We so cherish it in our hearts at this moment. Noi perciò la serbiamo nei nostri cuori in questo momento. Break this text up, Lord, into a context for us tonight, that we, the children of man, might understand the bidding of God. Spezza questo testo, Signore, in un contesto per noi stasera, affinché noi, i figli degli uomini, potessimo capire il comando di Dio. For we asked it in Jesus' name, amen. Poiché lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. My subject for this evening is going beyond the camp. Il mio soggetto per questa sera è andare al di là del campo. It's quite a little subject, it's a little odd, but you know, usually we find God in odd things. È piuttosto un piccolo soggetto, un po' strano, ma sapete, di solito troviamo Dio nelle cose strane. The world gets so set in a custom thing that anything irregular from the regular trend, it becomes odd. Il mondo si pianta tanto in una cosa abituale fino a che qualsiasi cosa irregolare dalla tendenza regolare diventa strana. As I preached here a few days ago at the tabernacle on the oddball. Come ho predicato qui alcuni giorni fa, qui al tabernacolo, su il tipo strano. And the farmer is an oddball to the businessman an oddball to the farmer. E il contadino è un tipo strano per l'uomo d'affari un tipo strano per il contadino. The Christian is an oddball to the unbeliever and so forth. Il cristiano è un tipo strano per l'incredulo e così via. You have to be somebody's fool. Tu devi essere lo sciocco di qualcuno. So anything unusual, it makes you kind of a fool to the regular trend. Perciò qualsiasi cosa inusuale ti rende piuttosto uno sciocco per la tendenza regolare. And therefore, God's people and His prophets and His messengers through the age that carried His message from the Word has been considered fools to the outside world. E perciò la gente di Dio e i suoi profeti e i suoi messaggeri durante l'epoca, i quali hanno portato il suo messaggio dalla parola, sono stati considerati sciocchi per l'esterno. Noah was a fool to his great intellectual world that he preached to. Noè era uno sciocco per il suo grande mondo intellettuale a cui egli predicava. Noah was certainly a fool to Pharaoh, with his foot on the throne and then forsake it for a bunch of mud daubers, as they thought. Noè fu certamente uno sciocco per il faraone col piede sul trono e poi rinunziarvi per un mucchio di imbrattatori di fango, come si pensava. And Jesus was a fool to the people. E Gesù era uno sciocco per la gente. When all the rest of them that's worked and lived for God has been considered fools. E tutti gli altri che hanno operato e vissuto per Dio sono stati considerati sciocchi. They have to go beyond the camp that they had. Essi devono andare al di là del campo che hanno avuto. More and more I am made to believe that people are not getting to Christ. Sempre più sono costretto a credere che le persone non stanno arrivando a Cristo. Now I am here to try to help in every way that I can and make my statements as clear as I know how to make them, and you suffer with me if you will. Ora sono qui per cercare di aiutare in ogni modo possibile e fare le mie dichiarazioni tanto chiare quanto so farle, e sopportate con me se volete. As I look and preach across the nation and watch the people, I'm fully persuaded that the people are not getting to Christ. Mentre guardo e predico attraverso la nazione e osservo le persone, io
Io sono pienamente persuaso che le persone non stanno arrivando a Cristo. And I believe that it's the enemy that's thrown this hindrance. Ed io credo che è il nemico che ha scagliato questo ostacolo. Because the reason I believe this, he is not the object that they have been pointed to. Perché la ragione che credo questo, egli non è l'obiettivo verso cui essi sono stati diretti. They have either been pointed to a dogma, or a doctrine, or a party, or experience, or a sensation, or something like that, instead of being pointed to Christ, the Word. Amen. O sono stati diretti verso un dogma, o una dottrina, o un partito, o un'esperienza, o una sensazione, o qualcosa del genere, anziché essere diretti verso Cristo, la parola. That's why I think that people are resting their eternal destination upon some dogma or some sensation. Ecco perché penso che le persone basano la loro eterna destinazione su qualche dogma o qualche sensazione. Like some say, I danced in the spirit, I spoke with tongues, I felt fire run over me. Come alcuni dicono, ho danzato nello spirito, oppure io ho parlato in lingue, io ho sentito il fuoco scorrere su di me. And do you know all those things can be impersonated by the devil? E sapete che tutte quelle cose possono essere imitate dal diavolo? There's just one thing that he cannot impersonate, that's the word. Amen. C'è solo una cosa che non può imitare, cioè la parola. In the debate between he and Jesus, each time Jesus defeated, it is written, the word. Nel dibattito tra lui e Gesù, ogni volta Gesù lo sconfisse, sta scritto, la parola. And I believe today that the reason that people are not coming to Christ is because they're pointed, many of them, to a denomination. Ed io credo oggi che la ragione che le persone non vengono a Cristo è perché sono dirette, molte di loro, verso una denominazione. You come join our church. Venite ad unirvi alla nostra chiesa. Or you read our catechism. Or believe our doctrine. Or some system of some sort. O leggete il nostro catechismo, o credete alla nostra dottrina, o qualche sistema di qualche specie. They're pointed in the wrong way. Sono diretti nella via errata. And their action and the life that they live without Christ proves in their own life is vindicated by that very thing. E la loro azione, la vita che vivono senza Cristo, prova nella loro stessa vita che è confermata da quella stessa cosa. For instance, I don't want to hurt anyone's feelings. Per esempio, non voglio urtare i sentimenti di nessuno. But back and forth across the nation, I have condemned women wearing short hair. That's the Bible. Ma avanti e indietro attraverso la nazione, ho condannato le donne che portano i capelli corti. Questa è la Bibbia. I've condemned women wearing shorts, using makeup. Ho condannato le donne che indossano i pantaloncini, che usano trucchi. And every year it gets worse. E ogni anno peggiora. It shows that there is another finger somewhere pointing them some other way. Ciò mostra che c'è un altro dito in qualche luogo che indica loro qualche altro cammino. And they're not getting through to Christ. Ed esse non stanno arrivando a Cristo. And they say we belong to a church. Our church don't. E dicono, noi apparteniamo ad una chiesa, la nostra chiesa non. Don't make a difference what your church believes. Non fa alcuna differenza quel che crede la tua chiesa. God said it's wrong. Dio disse è errato. And if they did get through to Christ, they would stop that.
E se esse arrivassero a Cristo, fermerebbero questo. And not only that, but man would take his position if he got through to Christ and be against that. E non solo questo, ma l'uomo prenderebbe la sua posizione se arrivasse a Cristo e fosse contro a questo. Husbands wouldn't let their wives act like that. I mariti non lascerebbero le loro mogli agire in quel modo. Genuine man don't want his wife acting that way. L'uomo genuino non vuole che sua moglie agisca in quel modo. A young fellow here in the city the other day liked to kill two young boys. Un giovanotto qui in città l'altro giorno uccise quasi due ragazzini. They were at a certain filling station, you Jeffersonville people see it in the paper. Erano ad una certa stazione di servizio, voi gente di Jeffersonville l'avete visto nel giornale. And this a young girl run into a filling station with nothing on, hardly at all. And the two young men sitting there made a remark. E questa ragazzina corse dentro ad una stazione di servizio con niente addosso, a malapena affatto, e i due ragazzini seduti lì fecero un'osservazione. And the attendant liked to kill the two boys and was arrested for it and put in court. E l'addetto quasi ammazzò i due ragazzini e fu arrestato per questo e messo in tribunale. And the judge asked him, why did you, she dress like this? E il giudice gli chiese, perché tu, lei si è vestita in questo modo? He said, I think she looks cute. E gli disse, penso che sembri graziosa. Now there's something wrong with that man. Ora c'è qualcosa che non va con quell'uomo. I don't care where he's, if he's a sinner, there's something wrong with him. Non mi importa se lui è un, se è un peccatore, c'è qualcosa che non va con lui. His love to that woman couldn't be genuine. And putting her out for a dog bait like that. Il suo amore per quella donna non poteva essere genuino ed esporla affinché un cane venisse stuzzicato in quel modo. There's something wrong. C'è qualcosa che non va. Has man ever come to the realization that they can judge between what's right and wrong? Si sono mai resi conto gli uomini che potrebbero giudicare tra quello che è giusto e sbagliato? Did you see the new bathing suits they brought out? Avete visto i nuovi costumi da bagno che hanno messo sul mercato? Do you know my prediction that women would finally come to fig leaves 33 years ago? Conoscete la mia predizione 33 anni fa che le donne alla fine sarebbero arrivate a foglie di fico? And now they've got them dressed in fig leaves, transparent skirts. Ed ora hanno quelle che sono abbigliate in foglie di fico, gonne trasparenti. The word of the Lord never fails. La parola del Signore non fallisce mai, vedete? That was to take place just before the end time. Come to a fig leaf again. E quello doveva aver luogo proprio prima del tempo della fine, arrivare di nuovo ad una foglia di fico. I was reading it in Life magazine. Lo stavo leggendo nella rivista Life. That was said 33 years ago before women took their fall. Quello fu detto 33 anni fa, prima che le donne facessero la loro caduta. It's told how they would do it in this day and here they are. Fu detto come esse lo avrebbero fatto in questo giorno ed eccole. How they wear garments like man and how they're the immorals of the woman would drop in this nation. In che modo avrebbero indossato abiti come l'uomo e il modo in cui esse in questa nazione i principi morali della donna cadrebbero. Lowest of all the nations there is in the world is this America. La più depravata di tutte le nazioni che ci sono nel mondo è questa America. She's the filthiest of the bunch. È la più sudicia del gruppo. That's according to the statistics. Questo è in accordo alle statistiche. The marriage and divorce rates are higher in this nation than any other place in the world. An other nation's pattern. Le percentuali di matrimonio e divorzio sono più alte in questa nazione che in qualunque altro luogo nel mondo, e le altre nazioni seguono il nostro esempio. We used a pattern from France, filth and dirt of that nation, and now they get their dressing from us. Prima prendevamo esempio dalla Francia, la sozzura e la sporcizia di quella nazione, ed ora loro ricevono il loro abbigliamento da noi. We step beyond their boundaries.
Abbiamo fatto un passo oltre il loro limite. I know there's some reason that people are not getting through to Christ. If they would, they wouldn't act like that. So che c'è qualche motivo per cui la gente non arriva a Cristo. Se lo farebbero, non agirebbero in quella maniera. Jesus suffered without the gates that he might sanctify his people with his own blood. Gesù soffrì fuori delle porte affinché potesse santificare il suo popolo col suo stesso sangue. Sanctification comes from a Greek word compound, which means cleaned and set aside for service. Santificazione viene da una parola greca composta che significa nettato e messo a parte per il servizio. And when God cleans his people with the blood of Jesus, he cleans them from the filth of the world and sets them aside for service. E quando Dio netta il suo popolo col sangue di Gesù, egli li netta dalla sozzura del mondo e li mette a parte per il servizio. Wherefore Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Perciò anche Gesù, affinché egli potesse santificare il popolo con il suo proprio sangue, soffrì fuori della porta. Even to the full gospel people has come right back into the rut that they come out of. Anche per la gente del pieno evangelo che è ritornata dritto nel solco da cui è venuta fuori. What was the Pentecostal church 40 or 50 years ago? Cos'era la chiesa pentecostale 40 o 50 anni fa? They cursed and damned and ridiculed the churches that they come out of, them denominations. Essi maledirono e condannarono e ridicolizzarono le chiese da cui uscirono quelle denominazioni. What did they do? Che cosa fecero? Just like a dog to its vomit and a sow to its water, they turned right back in the same place that they were hewed from. Now their churches are just as filthy as the rest of them. Proprio come un cane al suo vomito ed una scrofa al suo fango, essi tornarono dritto indietro nello stesso luogo da cui furono tagliati, ed ora le loro chiese sono proprio tanto sudice quanto le altre. It was something, as I said this morning, like people are like Peter said in Saint Matthew 17:48, where he said, it's good to be here, let's build three tabernacles. C'è stato qualcosa, come ho detto questa mattina, per così dire, le persone sono come disse Pietro in San Matteo 17:4-8, dove disse, è buono stare qui, costruiamo tre tabernacoli. But the Spirit bade him not to do it. Ma lo Spirito comandò loro di non farlo. Said, this is my beloved son, hear ye him, and he is the word. Amen. Disse, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo, ed egli è la parola. That's who we're to look to, the word, not our enthusiasm or something else. Ecco a chi dobbiamo guardare, la parola, non il nostro entusiasmo né qualcos'altro. He is my word, hear ye him. Egli è la mia parola. Ascoltatelo. And what did they see after this voice spoke to them? E cosa videro dopo che questa voce parlò loro? Even Moses and Elijah wasn't present. Neanche Mosè ed Elia erano presenti. Neither was there a creed. Neither was there anything left but Jesus only. And he is the word. That's all they see. Nemmeno c'era un credo, neppure c'era rimasta qualcosa tranne che Gesù soltanto, ed egli è la parola. Questo è tutto quello che videro. Now, going without the camp. Ora, andare fuori dal campo. We find that on their camp, where this great occasion took place up on Mount Transfiguration, noi troviamo che nel loro campo, dove questa grande occasione ebbe luogo, su al monte della trasfigurazione, as Peter later called it, the Holy Mountain, where he met with them.
Come Pietro più tardi lo chiamò il Monte Santo, dove egli si incontrò con loro? Now, I do not believe the apostle meant that the mountain was holy. He meant it was a holy God on the mountain. Ora, non credo che l'apostolo intendesse che il monte era santo. Intendeva che c'era un Dio santo sul monte. It isn't the holy church. It's not the holy people. It's the Holy Ghost in the people. Non è la Chiesa santa, non è la gente santa, è lo Spirito Santo nella gente. The Holy Ghost is holy. Lo Spirito Santo è santo. He is your director and your leader. Egli è il vostro direttore, la vostra guida. And we find on this little camp up on the mountain, Transfiguration, when they were commissioned to hear, the only thing they was commissioned to do was to hear the word. E noi troviamo in questo piccolo campo su al monte, la Trasfigurazione, quando furono incaricati di ascoltare, la sola cosa che furono incaricati a fare era ascoltare la parola. Only thing they seen was not a creed. La sola cosa che videro non era un credo. They never seen nothing else but Jesus. Amen. And he is the word made flesh. Non videro mai nient'altro che Gesù, ed egli è la parola fatta carne. How beautiful that is to the same camp that was in the Garden of Eden. Com'è meraviglioso questo verso lo stesso campo che era nel giardino d'Eden. When God fortified his church in the Garden of Eden, his people, they had one wall to stay behind. That was the word. Quando Dio fortificò la sua chiesa nel giardino di Eden, la sua gente, essi avevano un muro dietro a cui stare, cioè la parola. They had one shield, one armor. One thing, because God knowed what would defeat the devil. Amen. And that's the word. Avevano uno scudo, un'armatura, una cosa, poiché Dio sapeva quello che avrebbe sconfitto il diavolo, e cioè la parola. Jesus did the same thing. It is the word. It is written. Gesù fece la stessa cosa. È la parola. Sta scritto. And Satan tried to quote it, not quote it, quote it for him. E Satana cercò di coprirla, non citarla, coprirla per lui. And Jesus said, and it's also written. E Gesù disse, e sta altresì scritto. Now we must stay with that word. Ora dobbiamo rimanere con quella parola. And in this little camp that they had there, of Peter, James and John, and Jesus, Moses and Elias. E in questo piccolo campo che avevano lì di Pietro, Giacomo e Giovanni e Gesù, Mosè ed Elia. And in their camp they seen the heavenly host of the shadow or the pillar of light hanging in this cloud that transfigured the Lord Jesus. E nel loro campo videro la schiera celeste dell'ombra, ovvero la colonna di luce che era sospesa in questa nuvola che trasfigurava il Signore Gesù. And when they were ready to make a denomination, one for the law and one for the prophets and so forth, the voice said, this is my beloved son, hear ye him. E quando erano pronti a fare una denominazione, una per la legge e una per i profeti e così via, la voce disse, questo è il mio diletto figliuolo, ascoltatelo. Then the thought they was commissioned just exactly like it was in Eden, stay with the word. Dunque quello di cui furono commissionati fu proprio esattamente come lo fu in Eden, rimanere con la parola. That's God's camp for his people. Cioè il campo di Dio per il suo popolo. It seems today to be a day of when people are going beyond the camp. Sembra oggi che sia un giorno in cui le persone vanno al di là del campo. In everything, they're going beyond.
in ogni cosa, esse vanno al di là. You know, I was told some time ago that they had a jet plane now that can make some noises we hear around here that shakes the windows. Sapete, mi è stato detto qualche tempo fa che avevano un aeroplano a reazione ora che può fa quei rumori che noi udiamo qui intorno, che scuotono le finestre. It's when the plane has got so fast that it crosses its own sound, called sound barrier. È quando l'aeroplano è divenuto così veloce che attraversa il suo stesso suono, chiamato la barriera del suono. And when it goes beyond its own sound barrier, it's almost unlimited to what it'll do. E quando va oltre la sua stessa barriera del suono, è pressoché illimitato per quello che farà. And I think in there that we get a lesson. Ed io penso lì che noi ricaviamo una lezione. When we go beyond our own sound barrier into the Word of God, then it's unlimited what God can do with a man that's ready to go beyond the camp. The camp of man, that is. Quando andiamo al di là della nostra stessa barriera del suono, nella parola di Dio, allora è illimitato quello che Dio può fare con un uomo che è pronto ad andare al di là del campo, cioè il campo dell'uomo. Now we see that going beyond the camp, going beyond this. Ora noi vediamo questo, andare al di là del campo, andare al di là di questo. I see Satan also is taking his people beyond the camp of reason. Vedo pure che Satana sta portando la sua gente al di là del campo della ragione. Beyond the camp of common sense. Oltre il campo del buon senso. Satan taking his people the other way beyond the camp. God taking his people beyond this other way. Satana porta il suo popolo nell'altra via, al di là del campo. Dio porta il suo popolo al di là, in quest'altra via. And Satan has taken them beyond the camp of common decency. E Satana li ha portati oltre il campo della decenza sociale. When it comes to a place that people and can act and do and get by with the things that they're doing today in the order of morals. Quando si arriva a un punto che le persone e possono agire, fare e cavarsela con le cose che fanno oggi nell'ordine della moralità. It's beyond my thoughts of how that a man can set his wife out there dressed like that and then slap somebody for insulting her. È al di là dei miei pensieri come mai un uomo può esporre la sua moglie vestita in quel modo e poi schiaffeggiare qualcuno per averla insultata. It's beyond common sense. Va al di là del buon senso. He ought to know better than that. Egli dovrebbe conoscere meglio di questo. Beyond common decency. Oltre la decenza sociale. Where is the stopping place? Dov'è il punto d'arresto? Some man or woman at my age, I might ask you this. Qualche uomo o donna della mia età, potrei chiedervi questo. What if my mother or your mother about 50 years ago walked out on the street with one of these pair of shorts or bikinis or what you call it on? E se mia madre o vostra madre circa 50 anni fa fosse uscita per la strada con addosso uno di queste paia di pantaloncino bikini, cosa mai li chiamate? The law would have picked him up immediately and put him in the insane institution. La legge le avrebbe arrestate immediatamente e le avrebbe messe nell'istituto per malate di mente. A lady left the house without her top clothes on. And she should be in the institution because mentally there's something wrong. Una signora che usciva da casa senza addosso i suoi vestiti della parte di sopra e lei sarebbe stata nell'istituto perché mentalmente c'è qualcosa che non va. And if it was mentally
to do a thing like that then, it certainly is a sign that something's went insane. E se era mentalmente minorato fare una cosa come quella in quel tempo, è certamente un segno che qualcosa è divenuta insana. There's still a mental deficiency. Amen. È ancora una deficienza mentale. Going beyond reason. Filth. Che va oltre la ragione. Sozzura. And when a man can smoke cigarettes, and the doctor's proven to him that thousands die every year from the cause. E quando un uomo può fumare sigarette e i dottori gli provano che migliaia muoiono ogni anno per quel motivo? And can still puff away at cigarettes, it seems like there's something wrong with that man's mind. E ancora possono tirare via boccate alle sigarette? Sembra che ci sia qualcosa che non va con la mente di quell'uomo. And when a man has a mental shock, and he doesn't can't get himself together, what he's doing? E quando un uomo ha uno shock mentale, lui non riesce a mettersi insieme in quello che fa? He'll search every doctor's office there is in the country to find out what's wrong with him. Cercherà ogni ambulatore medico che c'è nel paese per scoprire cosa c'è che non va con lui. But then he'll stand at the bar or in the car and drink till he's totally insane. Spend his money to shove himself into that. Ma poi starà al bar o nella macchina e berrà finché è totalmente insano. Spenderà i suoi soldi per ficcarvisi dentro. And if he happens to go into it without the intoxication of liquor, then he'll spend every penny he finds in the doctor's office trying to find out what's wrong with him. E se gli capitasse di addentrarvisi senza l'intossicazione di liquore, allora spenderà ogni soldo che trova nell'ambulatorio medico cercando di scoprire quello che con lui non va. It doesn't make sense. Non ha senso. If there would come a chicken hawk flying over the city, and I'd get my rifle and go out in my backyard and shoot this hawk, in 10 minutes from there I'd be in jail. Se lì venisse un falco sorvolando la città, ed io prendessi il mio fucile e uscissi nel mio prato, sul retro, e sparassi a questo falco, in 10 minuti da quel punto sarei in prigione. They'd have me arrested for disorderly conduct, handling a firearm in the city, endangering people's lives with a rifle, shooting up in the air at the hawk. Mi avrebbero arrestato per condotta disordinata, maneggio di un'arma da fuoco in città, messo in pericolo le vite delle persone con un fucile, sparando su nell'aria al falco. I might kill somebody, they'd say. Potevo uccidere qualcuno, direbbero. He ought to be put away. Egli dovrebbe essere messo in prigione. And then they will sell a man enough liquor to get him drunk and stick him in a car that might kill a whole family for. E poi venderanno abbastanza liquore ad un uomo da farlo ubriacare e metterlo in una macchina che potrebbe uccidere in pieno un'intera famiglia. And when he's caught, he's given $5 in cost. E quando viene preso, gli si dà una pena di $5 nelle spese giudiziarie. Premeditated murder. Omicida premeditato. What's the matter with the world? Something's wrong somewhere. Qual è il problema col mondo? Qualcosa non va da qualche parte. Now, going beyond the camp, beyond decency, beyond reason. Ora, andare al di là del campo, al di là della decenza, al di là della ragione. You notice our politicians today won't say nothing about reading the Bible in school. Notate, i nostri politici oggi non vogliono dire niente riguardo a leggere la Bibbia nella scuola. They're afraid they don't know which way the wind's blowing. Hanno paura, non sanno in quale direzione soffia il vento. They don't know whether to lose a vote or not. Non sanno se perderanno un voto meno. We need another Abraham Lincoln. We need another John Quincy Adams.
Abbiamo bisogno di un altro Abraham Lincoln. Abbiamo bisogno di un altro John Quincy Adams. We need somebody who will stand up, regardless of which way the winds are blowing, and give their honest convictions. Abbiamo bisogno di qualcuno che si alzi in piedi, non curante da quale direzione soffia il vento, e dia le sue oneste convinzioni. The day of the nomination of preacher, though you show him in the word the truth, he don't know what to do. Oggi un predicatore denominazionale, sebbene gli mostrate nella parola la verità, lui non sa cosa fare. He's afraid he'll lose his meal ticket. Ha paura che perderà il suo buono pasto. We need men and women today that's burning with the gospel. Somebody that'll stand and tell their convictions. Oggi abbiamo bisogno di uomini e donne che sono robusti col Vangelo. Qualcuno che si alzi e dica la sua convinzione. Point out what's right and what's wrong. Hallelujah. Whether the word of God's right or whether the denomination's right. Che faccia notare quel che è giusto e quel che è sbagliato, se è giusta la parola di Dio o se la denominazione è giusta. Jesus said, let every man's word be a lie and mine the truth. Amen. Gesù disse, sia ogni parola d'uomo una menzogna e la mia la verità. Heavens and earth will pass away, but my word shall never pass away. Cieli e terra passeranno, ma le mie parole non passeranno mai. So you see, they go beyond the camp of God's word to find their answers. Perciò, vedete, vanno oltre il campo della parola di Dio per trovare la loro risposta. We was persuaded them from the camp of God's word, like he did Eve in the Garden of Eden. Satan has done the same thing today. All right, we find that. Quando lui era, li ha dissuasi dal campo della parola di Dio come dissuase Eva nel giardino d'Eden. Satana ha fatto oggi la stessa cosa. Benissimo, noi lo constatiamo. People are persuaded to their dogmas and creeds without the camp, in their camp of dogma and creed. Le persone sono persuase ai loro dogmi e credi fuori del campo, nel loro campo di dogma e credo. They have a camp also. And that puts them into his camp. Loro hanno inoltre un campo, e quello li mette dentro al suo campo. His is the camp of education, theology, works, doctor's degree, educational, personality, everything that's against God's word camp. Il suo è il campo dell'istruzione. Teologia, opere, titolo di dottori, distruzione, personalità, ogni cosa che è contro il campo della parola di Dio. God has a camp for his people. Dio ha un campo per il suo popolo. The denomination has their own camp. La denominazione ha il suo stesso campo. 3,000 years ago, a man could meet God most anywhere. It was a common thing for a man to meet God. 3,000 anni fa un uomo poteva incontrare Dio quasi dappertutto. Era una cosa comune per un uomo incontrare Dio. But why don't they meet him today? Ma perché non lo incontrano oggi? There's more people. Thousands, times thousands and millions of more people than it was 3,000 years ago. C'è più gente, migliaia e migliaia di volte, milioni di più persone di quanto ce ne erano 3,000 anni fa. And yet, God is some ancient something that was talked about. Some ancient history. E tuttavia, Dio è un qualcosa di antico di cui fu parlato, qualche storia antica. They don't meet God in person like they did many years ago. Non incontrano Dio in persona come si faceva molti anni fa. As I said, 3,000, some 3,000 years ago. Come ho detto, 3,000, circa 3,000 anni fa. They don't, it's not common for man to meet God. Non lo fanno. Non è comune che l'uomo incontri Dio. If a man talks about it, he's considered a crazy person, somebody that's lost their mind. It's so uncommon to them. Se un uomo ne parla, è considerato un pazzo o qualcuno che ha perso il senno. È così insolito per loro.
in the case of Abraham and in his camp. Why, it was almost an everyday occasion that Abraham met God. Nel caso di Abramo e nel suo campo, beh, era quasi un'occasione giornaliera che Abramo incontrasse Dio. He talked to him. Lui gli parlava. Not only that, but when they went down in the Gerar to sojourn, we find out down there that God was in the camp with Amalek, a Philistine. Non soltanto questo, ma quando scesero a Gerar per soggiornarvi, scopriamo laggiù che Dio era nel campo con Abimelech, un filisteo. It was a very common thing. Era una cosa molto comune. They lived in the camp of his presence. Essi vivevano nel campo della sua presenza. Today they live in their own camp, and they haven't got nothing to do with God's camp. Oggi vivono nel loro proprio campo e non hanno niente a che fare col campo di Dio. They want nothing to do with it because it's fanatically to the world. Non vogliono avere niente a che farci perché è un fanatismo per il mondo. It's fanatically to them. Ciò è fanatismo per loro. But remember when God fixed the first camp for people, he fortified them with his word. Ma ricordate, quando Dio stabilì il primo campo per il popolo, egli li fortificò con la sua parola. He always does. Egli lo fa sempre. But today in their camps, they don't do it. Ma oggi nei loro campi essi non lo fanno. That's the reason you don't hear so much about God. Ecco la ragione che non sentite tanto di Dio. Now, I believe that if the camp is Moses, how he met Moses in the wilderness. Ora, credo che il campo, come Mosè, come egli incontrò Mosè nel deserto. Moses had a camp out there where he was feeding his father's lost sheep Jethro on the backside of the desert. Mosè aveva un campo laggiù dove cibava le pecore di suo suocero Jethro sulla parte posteriore del deserto. And one day to this old 80-year-old sheep herder, he had seen a light or a pillar of fire in a bush burning. Ed un giorno a questo vecchio pastore di 80 anni vide una luce, una colonna di fuoco in un cespuglio ardente. And he met God. A man that was running from God. Ed egli incontrò Dio, un uomo che stava fuggendo da Dio. The next day, sometimes meeting God makes you do things unusual. Il giorno appresso, a volte incontrare Dio ti fa fare cose inusuali. Moses is very unusual the next day. Mosè era molto inusuale il giorno appresso. He had his wife sitting astraddle of a mule with her baby on her hip and his long beard down with a crooked stick in his hand going down to Egypt to take the nation over. Aveva sua moglie seduta a cavalcioni di un mulo con un bambino al suo fianco e la lunga barba in giù con un bastone storto in mano scendendo in Egitto per prendere il controllo della nazione. Now that was a ridiculous sight. Se quella non era una vista ridicola. Where are you going, Moses? Dove vai, Mosè? Going to Egypt. Vado in Egitto. What for? Per che cosa? To take over. Per prenderne il controllo. He had met God. Egli aveva incontrato Dio. A one man invasion. Una invasione di un solo uomo. It seemed awful strange, but the thing of it was, he'd done it. Sembrava molto strano, ma il fatto era che egli lo fece. Because he had met God. Perché aveva incontrato Dio. Just like one person going to take Russia over, that's all you need, one person in the will of God. Proprio come una persona che va a prendere il controllo della Russia. Ecco tutto ciò che vi serve, una persona nella volontà di Dio. Moses is in the will of God. Mosè era nella volontà di Dio. And a crooked stick he had in his hand, not a sword, a stick. E in mano egli aveva un bastone storto, non una spada, un bastone. The unusual things God does. Le cose inusuali Dio le fa. But remember, Moses had to get out of the camp that he had been living in to do this.
Ma ricordate, Mosè per fare questo doveva uscire dal campo in cui aveva vissuto. Because he had been down there with a whole army and couldn't do it. Perché egli era stato laggiù con un intero esercito e non riuscì a farlo. With all the armies of Egypt he couldn't do it. Con tutti gli eserciti d'Egitto non riuscì a farlo. But one day God invited him into his camp. Ma un giorno Dio lo invitò nel suo campo. He said, "Who are you?" Lui disse, "Chi sei tu?" He said, "I am that I am." Egli disse, "Io sono colui che sono." Not I was or will be. Present tense I am. Non io ero né io sarò, tempo presente, io sono. I'm the God of Abraham, Isaac, and of Jacob. I've heard the people's cry, and I remember my promise, and this is the time for this to be fulfilled. Io sono l'Iddio d'Abramo, Isacco e di Giacobbe. Ho udito il grido del popolo e ricordo la mia promessa, e questo è il tempo che questo sia adempiuto. I'm sending you down, Moses, with this stick that's in your hand. Io ti mando giù, Mosè, con questo bastone che hai in mano. What was it? Cos'era? Now the people thought he was crazy. Lui, ora, la gente pensava che fosse pazzo. But what had he done? Ma cosa aveva fatto? Got out of his own camp. Era uscito dal suo proprio campo. Pharaoh educated him 40 years in the school camp, and he failed. Faraone lo istruì 40 anni nel campo della scuola e lui fallì. And it taken God another 40 years to get it out of him. E ci vollero per Dio altri 40 anni per far uscire ciò da lui. All of his education and all of his theology that he'd been taught, it taken 40 years to get it out of him. Tutta la sua istruzione, tutta la sua teologia che gli era stata insegnata, ci vollero 40 anni per farla uscire da lui. And then God used him 40 years. E allora Dio lo usò 40 anni. God has an awful time preparing his man. Dio ha un tempo spaventoso nel preparare il suo uomo. But you see, he never could get Moses, a hold of Moses, till Moses got out of his own man-made camp. Amen. Amen. Ma vedete, egli non poteva mai trovare Mosè fino a che Mosè non fosse venuto fuori dal suo proprio campo fatto dall'uomo. From the military way of doing it. And the natural way of doing it, unto the supernatural way of doing it. Dalla maniera militare di compierlo e dalla maniera naturale di compierlo, al modo soprannaturale di compierlo. Then when he got in that camp, God could use him. Allora, quando entrò in quel campo, Dio poté usarlo. Now, we find out that in this wilderness. Ora, scopriamo che in questo deserto. We notice when. They've taken their stand and come out of Egypt into God's camp. Notiamo che quando presero e tennero fermi la loro posizione e vennero dall'Egitto al campo di Dio. Come out of the camp of the priest and all of them saying, "Sell yourself, we're slaves for the rest of the time." Uscirono dal campo dei sacerdoti da tutti quelli che dicevano, "Vendetevi per schiavi per il tempo che resta." When Moses the prophet came down and vindicated the word of God was at hand, that God who made the promise was there to deliver the people. Quando Mosè, il profeta, scese e confermò che la parola di Dio era vicina, che l'Iddio il quale aveva fatto la promessa era lì per liberare il popolo. They moved from the camp that they were in into the camp of God's promised word of the hour. Essi si trasferirono dal campo in cui erano al campo della parola di Dio promessa dell'ora. They believed that prophet because the sign of vindication was proven that it was exactly the word of God. Essi credettero quel profeta poiché il segno della conferma stava provando che era esattamente la parola di Dio. And the things he did proved that it was right, and the pillar of fire following him along proved that it was the word of God. E le cose che lui faceva provavano che ciò era giusto, e la colonna di fuoco che lo seguiva dietro provava che era la parola di Dio. Now, in this camp, miracles, signs and wonders was in this camp. Ora, in questo campo, miracoli, segni e meraviglie erano in questo campo. He moved them out into the wilderness.
Essi se ne andarono nel deserto. They left their natural camp. They left the mud camp. Lasciarono il loro campo naturale, lasciarono il campo di fango. They left the camp made with straw and brick to dwell in tents out in the wilderness where there was no grain or nothing else. Essi lasciarono il campo fatto con paglia e mattone per dimorare in tende fuori nel deserto dove non c'era grano né nient'altro. Sometimes God asks us to do foolish things to our own thinking. A volte Dio ci chiede di fare cose assurde per il nostro proprio pensare. If you ever leave the camp of your own reason, that's the place you'll find God. E se voi mai lasciate il campo della vostra propria ragione, ecco il posto in cui troverete Dio. Notice, as they went out into the wilderness, there were miracles, signs when they moved into this camp. Notate, mentre essi uscivano nel deserto, c'erano miracoli, segni, quando si trasferirono in questo campo. Now remember, they left Egypt's camp and moved out into the wilderness with God's camp. Ricordate ora, essi lasciarono il campo d'Egitto e se ne andarono nel deserto col campo di Dio. How do you know it was? Come sapete che lo era? God said your people shall sojourn for 400 years, but I'll bring them out with a mighty hand and I'll give them this land here. Dio disse, il tuo popolo soggiornerà per 400 anni, ma io li porterò fuori con mano potente e darò loro questa terra qui. And they were on their road by a vindicated light, a vindicated prophet, with signs, wonders that God was in the camp, and they were on their road. Ed essi facevano il loro cammino tramite una luce confermata, un profeta confermato, con segni, prodigi, che Dio era nel campo e facevano il loro cammino. They had a pillar of fire, they had a prophet, they had manna, they had living waters. Amen! Avevano una colonna di fuoco, avevano un profeta, avevano la manna, avevano acque viventi. Amen! They had changed campgrounds. Essi avevano cambiato il campeggio. They had to do it. They couldn't see those things in Egypt. Dovevano farlo. Non potevano vedere quelle cose in Egitto. They had to change the campgrounds in order to see the supernatural. Dovevano cambiare i campeggi allo scopo di vedere il soprannaturale. So will the people of this day have to change the camp from them denominations that say the days of miracles is past. There's no such a thing as the baptism of the Holy Ghost. Così dovrà la gente di questo giorno cambiare il campo da quelle denominazioni che dicono i giorni dei miracoli sono passati, non c'è una tale cosa come il battesimo dello Spirito Santo. And all these scriptures are wrong and they were for another age. E tutte queste scritture sono errate e funzionano per un'altra epoca? You have to change your campgrounds. Go beyond that tent, to where all things are possible. Voi dovete cambiare i vostri campeggi, andare al di là di quel campo verso dove tutte le cose sono possibili. All of them was vindicating his presence in the camp. Tutte loro confermavano la sua presenza nel campo. Now notice, then them they made a man-made camp of traditions and creed after Moses was dead and God dealt with the people for many years. Ora notate poi, loro avevano fatto un campo fatto dall'uomo di tradizione e credi dopo che Mosè era morto e Dio trattò col popolo per molti anni. God not in his camp anymore, in their camp, because they made a camp, self-made camp. Dio non è più nel suo campo, nel loro campo, perché si sono fatti un campo fatto da se stessi. Remember, when they were called out of Egypt, God provided them a prophet, provided them a sacrificial lamb, provided them all they had need of. Ricordate, quando furono chiamati fuori dall'Egitto, Dio provvide loro un profeta, provvide loro un agnello espiatorio, provvide loro tutto quello di cui avevano bisogno. A word, a sign, a miracle, a prophet,
to lead them, an atonement to take care of them, the pillar of fire to lead them. Una parola, un segno, un miracolo, un profeta per guidarli, un'espiazione che si prendesse cura di loro, la colonna di fuoco per guidarli. And when they got out into the wilderness, they still wasn't satisfied. They wanted something they could do themselves. E quando arrivarono al deserto non erano ancora soddisfatti. Volevano qualcosa che potevano fare da loro stessi. Grace had provided that. Now they want something to do themselves. La grazia lo aveva provvisto. Ora essi vogliono qualcosa da fare a loro stessi. So they can make them an organization, fuss and fight and see who is going to be high priest and who would be this, that, or the other. A ciò che possano farsi un'organizzazione, agitarsi, azzuffarsi e stare in ansia, chi sarebbe stato il sommo sacerdote, chi sarebbe stato questo, quello o l'altro. One day God said, Moses, separate yourself from him, and he just swallowed him up. And again saying of Korah. Un giorno Dio disse, Mosè, separati da loro, ed egli proprio li inghiottì nel contraddire di Core. All these signs and wonders vindicate his presence. Ora osservate, tutti questi segni e meraviglie confermavano la sua presenza. Allora l'uomo si fece un campo di credo e tradizione. Not God's camp, of his word, a camp of their own. Non il campo di Dio, della sua parola, un campo da loro stessi. He had to leave them, for he is the word. Egli dovette lasciarli, poiché egli è la parola. He cannot stay where people are taught out of this word. God cannot stay in the camp. Lui non può stare dove le persone sono istruite al di fuori di questa parola. Dio non può restare nel campo. He can't. He never did. He must stay exactly where his word is. Non può. Non lo ha mai fatto. Egli deve rimanere esattamente dove la sua parola è. When he had to leave that camp then, of that whole gang of people that he brought up out of Egypt, he only dwelt among his prophets, to whom his word came. Quando egli dovette lasciare quel campo, allora di tutta quella banda di persone che lui tirò su dall'Egitto, dimorò soltanto in mezzo ai suoi profeti, ai quali la sua parola veniva. The word came to the prophet to vindicate the hour. La parola veniva al profeta per confermare l'ora. He dwelt among the prophets and revealed to the prophets. Egli dimorava in mezzo ai profeti e rivelava al profeta. How they cursed the people and cursed the things. Come essi maledicevano la gente e maledicevano la cosa. And God taught them his commandments and the way of life. E Dio insegnava loro i suoi comandamenti e la maniera di vita. And the people was always against it and persecuted the prophet and finally stoned him or sawed him to pieces and got rid of him. E il popolo vi era sempre contro e perseguitava il profeta e alla fine lo lapidava o lo segava a pezzi e si sbarazzava di lui. Jesus said, which one of the prophets didn't your fathers murder? Gesù disse, quale dei profeti i vostri padri non assassinarono? Which one of them, of the just ones that was sent to them? Quale di loro, dei giusti che furono mandati loro? And said, the works of your father you'll do. E disse, voi farete le opere del vostro padre. He wasn't talking to communists. Non stava parlando ai comunisti. He was talking to priests, denominational people, Pharisees and Sadducees. Stava parlando a sacerdoti, gente denominazionale, farisei e sadducei. I suppose his voice wouldn't change very much tonight, only be a little worse maybe to them. Suppongo che la sua voce non cambierebbe molto stasera. Forse sarebbe soltanto un po' peggio per loro. Now, we find out that he dwelt then among his prophets. Ora, noi scopriamo che egli dimorava loro in mezzo al suo profeta. He then became a stranger to them, for he dwelt only in his word to confirm it. Allora divenne uno straniero per loro, poiché egli dimora solo nella sua parola per confermarla. The Bible said that he watches over his word to confirm it.
La Bibbia ha detto che egli veglia sulla sua parola per confermarla. He's trying to find someone. Egli sta cercando di trovare qualcuno. If he can just get a half-hearted man like Samson. Se egli riesce ad ottenere solo un uomo esitante come Sansone. Samson surrendered his strength to God, but he gave his heart to Delilah. Sansone arrese la sua forza a Dio, ma diede il cuore a Delila. That's the way that many times we do today. Just give something to God, but not all, but God wants all of us. Ecco il modo in cui noi molte volte oggi agiamo. Diamo solo qualcosa a Dio, ma non tutto. Però Dio vuole tutto di noi. Like an insurance policy. When you get an insurance policy, you might as well get full coverage. Come una polizza di assicurazione. Quando fate una polizza di assicurazione, voi potreste pure prendere la massima copertura. And that's what this blessed assurance does for us. It's a full coverage policy. E questo è quello che questa benedetta sicurezza fa per noi. È una polizza di massima copertura. It covers all we have need of here in this life, and our resurrection and eternal life. It includes everything. Copre tutto quello di cui noi abbiamo bisogno qui in questa vita e la nostra risurrezione e la vita eterna, essa include ogni cosa. Notice, God stayed out of their camp then for 400 years. Notate, Dio rimase fuori del loro campo in quel tempo per 400 anni. Why? He had no more prophets. Perché? Egli non aveva più profeta. From the prophet Malachi to the prophet John, 400 years there's not one turn of a wheel that Israel done. Dal profeta Malachia al profeta Giovanni, 400 anni, non c'è un giro di ruota che Israele ha fatto. God was out of the camp. Dio era fuori dal campo. They put him out by their creeds and their selfishness and their indifference towards the word. Essi lo misero fuori tramite i loro credi e il loro egoismo e la loro differenza verso la parola. 400 years without the word. 400 anni senza la parola. From one prophet to another he journeyed until the last prophet was Malachi, and then there was another prophet for 400 years. Da un profeta ad un altro, egli viaggiava fino a che l'ultimo profeta fu Malachia, e poi non ci fu un altro profeta per 400 anni. And then God came on the scene again. E dopo Dio venne nuovamente sulla scena. One day he walked among them again, but their traditions had so took his place among them, he was a stranger to them. Un giorno egli camminò di nuovo in mezzo a loro, ma le loro tradizioni avevano tanto preso il suo posto in mezzo a loro che egli per loro fu uno straniero. The traditions of the fathers had washing pans and the way to groom their hair and wear the certain buttons on their coat and their certainly priest robes. Le tradizioni dei padri avevano il lavare pentole e il modo di pettinarsi i capelli e portare certi bottoni sulla loro tunica e di loro certamente sacerdoti, mantelli di sacerdoti. And one's a staunch Pharisee and the other's a Sadducee. E uno è fariseo devoto e l'altro è un sadduceo. And that had taken the place of the word among those men, so when God visit them, he was a foreigner. E quello aveva preso il posto della parola in mezzo a quegli uomini, finché quando Dio li visitò, egli fu uno straniero. May I say this with love and respect, but to drive it home. It's the same thing today. Possa io dire questo con amore e rispetti, ma farlo entrare a fondo è la stessa cosa oggi. It hasn't changed a bit. Non è cambiata per niente. When he comes among the people in his power and manifestation to prove that his word is the same yesterday, today and forever, because he is the word. Quando egli viene fra la gente, nella sua potenza e manifestazione per provare che la sua parola è la medesima ieri, oggi e in eterno, perché egli è la parola.
the people says, a fortune teller, a Beelzebub, a Jesus only, or something like that. La gente dice un indovino, un Beelzebub, un Gesù solo, o qualcosa di simile. Some clash you somewhere, but it has to be that way. Alcuni vi classificano in qualche luogo, ma deve essere in quel modo. See, we haven't had a prophet now for almost 2,000 years. Vedete, ora non abbiamo avuto un profeta per quasi 2,000 anni. The Gentiles didn't get one, you know, promised at the end. Now, we know that by Scripture. I gentili non ne hanno ricevuto, sapete, è promesso alla fine. Ora, noi lo sappiamo tramite la scrittura. We know that also by history, that this is promised to us. Lo sappiamo pure tramite la storia che questo ci è promesso. Now, after 400 years, God walked right among them one day. Ora, dopo 400 anni, Dio camminò un giorno proprio in mezzo a loro. According to the scripture, he was to be made flesh and dwell among them. In accordo alla scrittura, egli doveva essere fatto carne e dimorare in mezzo a loro. His name shall be called Counselor, Prince of Peace, Mighty God, Everlasting Father. Il suo nome sarà chiamato Consigliere, Principe di Pace, Dio Potente, Padre Eterno. And when he came among the people, they said, we'll not have this man rule over us. E quando egli venne in mezzo al popolo e si dissero, noi non permetteremo che quest'uomo regni su di noi. What fellowship card does he pack? What denomination sent him? Quale carta d'associazione porta? Quale denominazione lo ha mandato? He had no cooperation. Egli non aveva cooperazione. Every church he went to, they threw him out. Ogni chiesa a cui egli andava, loro lo respingevano. They had nothing to do with him, because he wasn't one of them. Non avevano niente a che fare con lui, perché non era uno di loro. And as it was then, so is it now. E come fu allora, così è adesso. The Bible said the lady of Sion church would put him on the outside and he was knocking, trying to get in. La Bibbia ha detto che la chiesa laodiceana lo avrebbe messo all'esterno e che egli stava bussando cercando di entrare. There's something wrong somewhere. C'è qualcosa che non va da qualche parte. Now, why? They had made their own camp. Ora, perché si erano fatti il loro stesso campo? If they would have known the word, they would have known who he was. Essi, se avessero conosciuto la parola, avrebbero saputo chi egli era. Jesus said, if you search the scriptures, for in them you think you have eternal life, they are the ones that tell you who I am. Gesù disse, se voi investigate le scritture, poiché in esse voi pensate di avere vita eterna, esse sono quelle che vi dicono chi io sono. That's what the scripture said. Ecco quello che la scrittura diceva. Now, they testify of me. Ora, esse testimoniano di me. And if I do not the works that was promised for me to do, if I do not the works that my Father, the Word, e se io non faccio le opere che furono promesse che io facessi, se non faccio le opere che mio Padre, la parola. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. And the Word was made flesh and dwelt among us. Nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne ed è abitata fra noi. Now, if I am that person, search the scriptures and see what I'm supposed to do. Ora, se io sono quella persona, investigate le scritture e vedete quello che devo fare. And if I don't qualify, if my works, the works that the Word testifies, the Father testifies of me. E se non ho i requisiti necessari, se le mie opere, le opere che la parola testimonia, il Padre testimonia di me. If they don't vindicate who I am, then I'm wrong. Amen. That's right. Se non confermano chi io sono, allora io sono sbagliato, proprio così. If you can't believe me, believe the Word, you say. Amen. The works that the Word produces.
Se non potete credere me, credete la parola, disse, le opere che la parola produce. See, he was a stranger among them. They didn't know him. Vedete, egli era uno straniero in mezzo a loro, non lo riconoscevano. We'll have nothing to do with this fellow. Just an odd fellow that had been born down there in a stable somewhere. Non avremo niente a che fare con questo individuo, proprio un individuo strano che è nato laggiù in una stalla da qualche parte. They believe that his mother had this baby before that it was born, before it was had this baby from an illegitimate birth, rather. E si credeva che sua madre ebbe questo bambino prima che nascesse, o prima che fosse, che ebbe questo bambino da una nascita illegittima, piuttosto. And then before the baby was born, that she went off and married Joseph. E poi loro, che prima che il bambino fosse nato, che lei scappò e sposò Giuseppe. He did that just to hold a black mark off of her, her character. E che lui fece questo solo per tenere lontano quel marchio da lei, la sua reputazione. And he became an odd sort of a fellow because he was an illegitimate born child, and that's the reason he was. Ed egli è divenuto una sorta di individuo strano perché era un bambino nato illegittimo, ed ecco la ragione che egli lo fu. And when he came out, what did he do? E quando egli apparve, cosa fece? Tear their creeds! Turn over their tables! Get them out of places! That's written! Hey! Abbatté i loro credi, rovesciò i loro tavoli, li sbatté fuori dal luogo e disse, sta scritto, amen. Told who he was. Quello avrebbe dovuto dire chi egli era. It is written. Sta scritto. Well, they had nothing to do with such a fellow as that. Bene, non volevano avere niente a che fare con un tale individuo come quello. But way down deep in their heart they knew who he was. For Nicodemus plainly stated that. Ma giù nel profondo del cuore sapevano chi egli era, perché Nicodemo lo dichiarò chiaramente. Rabbi, we the Pharisees, we know your teacher come from God, for no man could do the things that you do except God be with him. Rabbi, noi farisei sappiamo che tu sei un insegnante venuto da Dio, perché nessuno potrebbe fare le cose che tu fai a meno che Dio non fosse con lui. Why didn't they confess him then? Perché non confessavano lui allora? It's because their camp had set its boundaries. È perché il loro campo aveva posto il suo limite. It wouldn't let him in the camp. It wouldn't let anybody go out to him. Esso non avrebbe permesso che lui entrasse nel campo. Esso non avrebbe permesso che qualcuno uscisse a lui. They had their own camp. Avevano il loro proprio campo. He came by night when the gate was really closed. Venne di notte quando la porta era davvero chiusa. But he found that he could meet him anyhow. Ma egli trovò che poteva, lo incontrò ad ogni modo. Yes, same now. Sì, lo stesso ora. They have, he's become a stranger, foreigner. Essi hanno, egli è diventato uno straniero, forestiero. They don't understand it. Why would this be and why would that be? Non lo comprendono. Perché avrebbe questo e perché avrebbe quello? When the word itself testifies that this is exactly what's supposed to be done in this day. Quando la parola stessa testimonia che questo è esattamente ciò che è supposto ad essere fatto in questo giorno. We went through it over and over. But it's the truth. Come lo abbiamo esaminato ripetutamente, ma è la verità. He was to them in their camp a fanatic, a breaker of their traditions, an upsetter of their churches. Per loro, nel loro campo, egli era un fanatico, un demolitore della loro tradizione, un disturbatore delle loro chiese. Really, just a fortune teller, a spirit is called Beelzebub. Davvero soltanto un indovino, uno spiritista chiamato Beelzebub. That's what he was. Ecco quel che egli era. And I believe if he come among us today, he'd be the same thing to us. Ed io credo che se egli venisse in mezzo a noi oggi, egli sarebbe la stessa cosa per noi. For we have tradition, we have denomination, we can't even get along with one another.
poiché noi abbiamo la tradizione, abbiamo la denominazione, non possiamo neppure metterci d'accordo l'un l'altro. Why? Perché? There's only one place that man can get along, that's under the shed blood. C'è solo un luogo in cui gli uomini possono andare d'accordo, cioè sotto il sangue versato. And the blood was shed is a germ of life to germatize this seed, the word. Ed il sangue fu versato quale un germe di vita per germinare questo seme, la parola. Outside of that, our denominational barriers will always keep people away. Al di fuori di quello, le nostre barriere denominazionali terranno sempre le persone lontane. But he'd be a stranger today. Ma oggi egli sarebbe uno straniero. He'd be called the same thing. Sarebbe chiamato la stessa cosa. He'd be acted, he'd be put out of the camp. Si agirebbe verso lui, egli sarebbe messo fuori dal campo. And did you know the same Bible that said he'd be rejected, a man of sorrow, acquainted with grief, and they rejected? E sapevate la stessa Bibbia che disse che egli sarebbe stato rigettato dagli uomini, un uomo di dolore, familiare col patire, ed essi rigetteranno? Then we did esteem him smitten, afflicted of God. E noi lo reputavamo colpito e afflitto da Dio. The very scripture that told it. La stessa scrittura che lo ha detto. The very prophet that sang out, my God, why hast thou forsaken me? Lo stesso profeta che gridò, Dio mio, perché mi hai abbandonato? My bones, they all stare at me, they pierce my hands and my feet. Le mie ossa, tutti loro mi fissano, mi hanno farato le mani e i piedi. When they were singing that hymn in the church, their sacrifice, the God that they thought they were serving, they were crucifying. Quando stavano cantando quell'inno in chiesa, il loro sacrificio, l'Iddio che pensavano di servire, lo stavano crocifiggendo. So is it today. The very God. Così è oggi, lo stesso Dio. Look what the prophet said, Amos, when he come into Samaria. Guardate cosa disse il profeta Amos quando entrò in Samaria. And his little eyes narrowed as he came before that scene, that sinful city, women laying in the street with man, of modern America. E i suoi piccoli occhi si restrinsero mentre saliva verso quella e vedeva quella città peccaminosa, le donne sdraiate per la strada con gli uomini, una moderna America. When he looked up over, his eyes narrowed. Quando vi alzò lo sguardo, gli occhi gli si restrinsero. And he had nobody sponsoring. E non aveva nessuno che lo sponsorizzasse. He had no fellowship card. Non aveva una carta d'associazione. God had sent him. Dio lo aveva mandato. Would the people hear his message? No, they wouldn't hear him. Avrebbe la gente ascoltato il suo messaggio? No, non vollero dargli ascolto. But he prophesied and he said, the very God that you claim to serve will destroy you. Ma lui profetizzò e disse, lo stesso Dio che pretendete di servire vi distruggerà. I say in the name of Jesus Christ. Ed io dico nel nome di Gesù Cristo. The very God that this nation claims to be a religious nation, the very God that they claim to serve will destroy them in their iniquity. Amen. Lo stesso Dio che questa nazione pretende di essere una nazione religiosa, lo stesso Dio che pretendono di servire li distruggerà nella loro iniquità. He'll destroy every denomination off the face of the earth. What they claim to serve. Egli sterminerà ogni denominazione dalla faccia della terra, quello che essi pretendono di servire. So, notice, he rebuked them and they put him out of their camp. Jesus suffered without the camp. Perciò, notate, egli li sgridò ed essi lo misero fuori dal loro campo. Gesù soffrì fuori del campo. He put him out of the camp, outside, way beyond their camp. Lo misero fuori dal campo, all'esterno, lontano, al di là del loro campo. We find out that the Bible said in this place, they under this lady of sin age, they do the same thing. Noi scopriamo che la Bibbia ha detto che in questo ultimo giorno, sotto questa epoca laodiceana, avrebbero fatto la stessa cosa. They would be put out of the camp. Essi verrebbero messi fuori dal campo. Now watch what he says to do now in closing. Osservate cosa egli dice di fare ora in chiusura.
put out of the camp where the sacrifices was burned. Messi fuori dal campo dove i sacrifici venivano arsi. That's where he belonged. He was a sacrifice. Ecco dove egli apparteneva. Egli era il sacrificio. Now, brother, sister, do you know that each one of you all must sacrifice? Ora, fratello, sorella, sapete che ognuno di voi deve sacrificarsi? You must be God's sacrifice. Voi dovete essere il sacrificio di Dio. Sacrifice the things of the world. Sacrifice your own pleasures of this world. Sacrifice the things of the world. Sacrificare le cose del mondo, sacrificare i vostri stessi piaceri di questo mondo, sacrificare le cose del mondo. You know the reason that people won't do it? Sapete la ragione per cui la gente non vuole farlo? You know, a sheep don't have but one thing to offer, and that's wool. Sapete una pecora non ha che una cosa da offrire, cioè la lana. And now he's not asked to produce or to manufacture some wool for this year. E ora non le è chiesto di produrre o di fabbricare della lana per quest'anno. He's asked to bear wool. Le è chiesto di portare lana. We're not asked to manufacture something. A noi non è chiesto di fabbricare qualcosa. We're asked to bear the fruit of the Spirit. Ci è chiesto di portare i frutti dello Spirito. That is the inside of the sheep. What he is on the inside makes the wool on the outside. Cioè l'interno della pecora, quello che all'interno fa la lana all'esterno. And when a man has got Christ on the inside, it makes him Christ-like on the outside, not some artificial put-on. E quando un uomo ha Cristo all'interno, lo rende simile a Cristo all'esterno, non qualche messa in scena artificiale. Well, we find when that takes place, when Christ comes back, how is he treated? Bene, noi troviamo che quando quello avviene, quando Cristo ritorna, come viene trattato egli? Just exactly like it was at the beginning. Always has been. Proprio esattamente come fu all'inizio, lo è sempre stato. So, he so rebuked them that they put them out of his camp and made him as a sinner. Perciò egli li ha così sgridati, tanto che essi si misero fuori dal suo campo e lo resero quale un peccatore. Which he became sin for us. Il che egli divenne peccato per noi. Now, after hundreds of years, yes, most 2,000 years, he visits their camp again according to his promised word that he had do in the last days. Ora, dopo centinaia di anni, sì, quasi 2,000 anni, egli ha visitato nuovamente il loro campo in accordo alla sua parola promessa che egli compirebbe nell'ultimo giorno. He's visited the camp again. Egli ha nuovamente visitato il campo. He's visited the camp to manifest this word today. Ha visitato il campo per manifestare questa parola oggi. Just like he visited back in that day, and he did in Moses' day. Proprio come egli li visitò lì in quel giorno e fece nel giorno di Mosè. That was not Moses doing that. Non fu Mosè a compierlo. Moses was a man. It was Christ. Mosè era un uomo. Fu Cristo. Look at Joseph, the life, loved of the father, hated of his brothers. Because he was a seer. Guardate Giuseppe, la vita, amato dal padre, odiato dai suoi fratelli perché era un veggente. And they hated him without a cause. Ed essi lo odiavano senza una causa. That's the only cause they could hate him for. Quella era la sola causa per cui potevano odiarlo. Perfect time for today, exactly. Perfetto simbolo di oggi, esattamente. The church again. They hate the spiritual things. La Chiesa, di nuovo, loro odiano la cosa spirituale. And we find out that he was sold for 30 pieces of silver, supposed to be dead. E noi scopriamo che egli fu venduto per quasi 30 pezzi d'argento, presunto di essere morto. Took up and put in a prison house like Jesus was on the cross. Tirato su e messo in una prigione come Gesù fu sulla croce. One man lost and one man saved. Un uomo perduto e un uomo salvato. And was taken from there to the right hand of Pharaoh. E da lì fu portato alla destra di Faraone. It's exactly the way Jesus was done. È esattamente il modo in cui si fece Gesù.
It was David. It went up through the streets of crying. Rejected king. Era Davide e andava su attraverso le strade, un re piangente, rigettato. He sat up on the mountain weeping over Jerusalem. E sedutosi sul monte piangeva sopra Gerusalemme. That wasn't David. Quello non era Davide. The son of David, a few hundred years after that, sat on the same hill and wept because he was rejected king among his own people. Il figlio di Davide, alcune centinaia di anni dopo questo, si sedette sulla stessa collina e pianse perché egli era re rigettato in mezzo al suo stesso popolo. It's Christ always. È Cristo sempre. And today, when it's prophesied that Christ must come into the camp, you know what happened? E oggi, quando è profetizzato che Cristo deve entrare nel campo, sapete cos'è accaduto? It'll be just exactly like it was then. Sarà proprio esattamente come fu allora. It's got to be that way to fulfill what the word here promises he'll do. Deve essere in quel modo per adempiere quel che la parola qui promette che egli farà. Now remember, Christ was in the age of Noah. Ricordate ora, Cristo era nell'epoca di Noè. That was Christ. Jesus Christ the same yesterday, today and forever, the rejected word of the hour. Quello era Cristo, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno, la rigettata parola dell'ora. Notice. And his prophecy of Revelation 3 found when he come in this last day, as he prophesied he had come in this last day. Notate, e la sua profezia di Rivelazione 3 ha trovato che quando egli è venuto in questo ultimo giorno, come egli profetizzò che sarebbe venuto in questo ultimo giorno. And how did he find the church at Laodicea? E come ha trovato la chiesa in Laodicea? Rich. Have need of nothing. Ricca, bisognosa di nulla. And sat as a queen and can see no sorrow. E siede come una regina e non può vedere nessun dolore. And put him outside the church. Had no use for him. E lo ha messo al di fuori della chiesa, non sapeva che farsene di lui. He went without the camp again. Egli è andato di nuovo fuori del campo. But then she didn't know that she was naked, blind and miserable, and knew it not. Ma allora lei non sapeva che era nuda, cieca e miserabile, e non lo sapeva. Again, if he come again in the same way as he was then, he would rebuke every woman that wore shorts. Nuovamente, se egli venisse ancora nella stessa maniera come fu allora, egli sgriderebbe ogni donna che indossa pantaloncini. He rebuked every bob-haired woman, every painted face, every man that would be little enough to let his wife do that. Sgriderebbe ogni donna dai capelli corti a zazzaretta, ogni viso dipinto, ogni uomo che sarebbe abbastanza di poco conto da permettere a sua moglie di farlo. He had still stand and tear down every denomination there was and break up every creed we had. Lo farebbe ancora, poi abbatterebbe ogni denominazione che ci fosse e smantellerebbe ogni credo che noi avessimo. You believe he'd do it? Credete che lo farebbe? He sure would. That's right. Lo farebbe certamente, proprio così. What would they do with him? Put him out the camp. Cosa ne farebbero di lui? Lo metterebbero fuori dal campo. They sure wouldn't cooperate with him. No, sir. Senz'altro non coopererebbero con lui, no, signore. Now we find him again, and this day, as the Bible said he would, put out the camp. Ora noi lo troviamo ancora in questo giorno, come la Bibbia disse che sarebbe messo fuori dal campo. For he ever remains the same, the word, same yesterday, today, and forever. Poiché egli rimane sempre lo stesso, la parola, la stessa ieri, oggi e in eterno. They don't want him. Essi... Essi non lo vogliono. They rejected him again with their counsel. Lo hanno rigettato di nuovo con il loro concilio. They would prefer a today like they did then when he was on trial. Preferirebbero oggi come fecero allora quando egli fu sotto processo. And today when the word is on trial, what's happened? E oggi quando la parola è sotto processo, cos'è successo? They have rejected again, like they did then, and accepted a Barabbas, a murderer, instead of Christ.
hanno rigettato di nuovo come fecero allora e hanno accettato un Barabba, un assassino anziché Cristo. The council would do the same thing. Il concilio farebbe la stessa cosa. And today, because they have rejected the word and the perfect vindication of the hour, they have sold out and preferred a Barabbas, the world council of churches, a murderer of the word. E oggi, poiché hanno rigettato la parola e la conferma perfetta dell'ora, si sono venduti e hanno preferito un Barabba, il concilio mondiale delle chiese, un assassino della parola. Denies word, denies baptism, denies power, denies signs. Rinnegano la sua parola, rinnegano il suo battesimo, rinnegano la sua potenza, rinnegano i suoi segni. And with a creed or tradition, again of wearing turnaround collars and everything. E nuovamente, con un credo, oppure una tradizione di portare collari rigirati, eccetera. Making themselves creeds and so forth, they're trying to, upon good works. Facendosi credi e così via, stanno provando sulle buone opere. They wasn't ordained to life to begin with. Non erano ordinati alla vita, tanto per cominciare. They had nothing to believe with. Non avevano niente con cui credere. He that knows me knows my Father, and as the Father has sent me, so send I you. Chi conosce me conosce il Padre mio, e come il Padre ha mandato me, così io mando voi. The God that sent Jesus went in Jesus. L'Iddio che mandò Gesù andava in Gesù. And the Jesus that sends you goes in you. Ed il Gesù che manda voi va in voi. He that believeth in me, the works that I do shall he do also. Chi crede in me, le opere che faccio io le farà pure lui. Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. Black, yellow, white, brown, whatever he might be. Andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo ad ogni creatura, nero, giallo, bianco, scuro, cosa mai egli potesse essere. These signs shall follow them that believe, wherefore all the world and every creature. Questi segni seguiranno coloro che credono, fin dove? Tutto il mondo e ad ogni creatura. A little Baptist minister not long ago in Tucson came to me and said, Brother Branham, here's your trouble. You're trying to make this an apostolic age. Un piccolo ministro battista non molto tempo fa a Tucson venne da me, disse, Fratello Branham, ecco il tuo problema. Tu stai cercando di rendere questa un'epoca apostolica. He said, there is no such a thing as apostolic age today. Apostolic age is over. Egli disse, oggi non c'è tal cosa come l'epoca apostolica. L'epoca apostolica è passata. I said, it is. I didn't know it. Io dissi, lo è? Non lo sapevo. Then he said, well, it is. Allora egli disse, bene, lo è. I said, you sure? Io dissi, sei sicuro? He said, sure, I'm sure. Disse, certo, sono sicuro. He said, all right. I said, how do you think it's over? Lui disse, benissimo. Dissi, come pensi che è passata? So that was for the apostles. Disse, quella era per gli apostoli. I said, Peter said on the day of Pentecost, do you believe his word? Io dissi, Pietro disse al giorno di Pentecoste, credi la sua parola? Yes, sir. Sì, signore. He said, repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ. Egli disse, ravvedetevi ognuno di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo. For this promise is unto you and to your children and to your children's children. And to them it's far off, even as many as the Lord our God shall call. Poiché questa promessa è per voi, e per i vostri figli, e per i figli dei vostri figli, e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio ne chiamerà. This same promise, we've got to come back to it. Questa stessa promessa, noi vi dobbiamo ritornare. Dr. Simon Peter wrote a prescription. Il dottor Simon Pietro scrisse una ricetta. The Bible said, is there no balm in Gilead? Is there no physician there? La Bibbia ha detto, non c'è balsamo in Gilead? Non c'è medico lì? Well, you know, if you take a doctor's prescription. Bene, sapete, se prendete la ricetta di un dottore. When he finds the disease that's in your body.
and he writes that prescription, you better fill it, get some real druggist that'll fill it just the way it's wrote. Quando trova una malattia che è nel vostro corpo ed egli scrive quella ricetta, fareste meglio ad eseguirla, a prendere qualche vero farmacista che la eseguirà proprio nel modo in cui è scritta. Because he has to put in so much poison and so much antidote, so much that your system will take. Perché egli deve introdurvi tanto veleno e tanto antidoto, tanto che il vostro organismo richiederà. You see, it's already been tried and proven. And you must take that prescription. Vedete, egli è già stato provato e dimostrato e voi dovete prendere quella ricetta. If you don't, you get some quack doctor to go to fool him with that that don't know how to measure out that medicine right, he'll kill you. Se non lo fate, se prendete qualche ciarlatano che ci scherzi, che non sa come dosare bene quella medicina, lui vi ucciderà. And if he puts too much weakness, then it won't do you no good. E se vi introduce troppa debolezza non vi farà nessun bene. And that's what's the matter with a lot of you doctors. Ed ecco qual è il problema con molti di voi dottori. You're fooling with that prescription. Voi state scherzando con quella ricetta. Peter said, I'll give you an everlasting prescription. For you and your children name is far off. Even as many as the Lord our God shall call. Pietro disse, vi darò una ricetta duratura per voi e per i vostri figli e coloro che sono lontani anche quanto il Signore nostro Dio ne chiamerà. Not come and join. Non venite ad associarvi. But repent every one of you and be baptized in the name of Jesus Christ for the remission of sins and you shall receive the results in the Holy Ghost. Ma ravvedetevi ciascun di voi e siate battezzati nel nome di Gesù Cristo per la remissione dei peccati e riceverete i risultati. Amen, lo Spirito Santo. Father promises prescriptions for you and to your children. Poiché la promessa, questa ricetta è per voi e per i vostri figli. Now some of you quack doctors quit writing those fake prescriptions. Ora, alcuni di voi dottori ciarlatani, smettetela di scrivere quelle false ricette, vedete? You're killing your people. State uccidendo la vostra gente. That's the reason the real thing isn't getting to them. Yes. Ecco la ragione che la cosa vera non arriva a loro. Sì. You know, on this same prescription, how the doctor finds his medicine. Sapete, riguardo a questa stessa ricetta, come il medico trova la sua medicina. They always taken the scientists try to figure up something, then they give it to a guinea pig and see if it kills him or not. Prendono sempre gli scienziati, cercano di calcolare l'ammontare di qualcosa, poi la danno ad un porcellino d'India e vedono se essa lo uccide o meno. And then you know, medicine's got a chance to take. E poi sapete, la medicina ha una probabilità di fare effetto. You might get well and it might kill you. Voi potreste star meglio e potrebbe uccidervi. See, because all people are not like guinea pigs, maybe. Vedete, perché le persone non sono tutte come i porcellini d'India, forse. So, but this one thing about this prescription, it's for all. Yeah. Perciò, ma c'è una cosa riguardo a questa ricetta, essa è per tutti. And then, any real good doctor that won't got a lot of faith in his own medicine, he won't ask somebody else. E poi qualsiasi buon vero dottore che non vuole ha tanta fede nella sua stessa medicina che non chiederà a qualcun altro. Some of them's cowardly enough to get a prisoner with life term and set him free if he lives over. Let him take prescription. Alcuni di loro sono abbastanza godardi da prendere un prigioniero condannato a vita e poi metterlo in libertà se vi sopravvive. Gli fanno prendere la ricetta. But in this place we had a real doctor. He come took the prescription himself. Ma in questo punto abbiamo avuto un vero dottore, egli venne, prese egli stesso la ricetta. I am what I will be. I am the resurrection and the life, says God. Vedete, io sono, non io sarò, io sono la risurrezione e la vita, dice Dio. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Chi crede in me, sebbene fosse morto, tuttavia vivrà. And whosoever liveth and believeth in me shall never die. E chiunque vive e crede in me non morrà mai. What did they say? He said, believest thou this? Marta disse, egli disse, credi tu questo? She said, yea, Lord, I believe that thou art the Christ that was to come into the world.
Ella disse, sì, Signore, io credo che Tu sei il Cristo che doveva venire nel mondo. No matter how much the rest of them call you, I done seen it. Non importa quanto gli altri ti chiamano, io l'ho già visto. The Calvary, he took the injection himself. Al Calvario si fece l'iniezione. And on Easter morning, death couldn't hold him. I am the resurrection and the life. E al mattino di Pasqua la morte non poté trattenerlo. Io sono la risurrezione e la vita. They injected death into him, but he rose up victorious over the death, hell and the grave. Amen. Essi iniettarono la morte dentro di lui, ma egli risuscitò vittorioso sopra la morte, l'inferno ed il sepolcro. He took the injection himself. Egli si fece l'iniezione. And he sent out some doctors to write a prescription who had the revelation of who he was. Ed egli inviò alcuni dottori a prescrivere una ricetta, i quali avevano la rivelazione di chi egli era. Who does man say I, the son of man, am? Chi dicono gli uomini che io il figlio dell'uomo sia? Peter said, thou art the Christ, the son of the living God. Pietro disse, tu sei il Cristo, il figlio del vivente Dio. He said, blessed art thou, Simon, you got it now. Egli disse, beato sei tu, Simone, tu adesso l'hai capito. I give to you the keys of the kingdom. Io ti do le chiavi del regno. Whatever you bind on earth, I'll bind in heaven. If you loose on earth, I'll loose in heaven. Qualsiasi cosa leghi sulla terra, io la legherò in cielo. Se tu sciogli sulla terra, io la scioglierò in cielo. Now on the day of Pentecost, when they seen all this going on, they said, what can we do to get this inoculation? E dal giorno di Pentecoste, quando videro tutto questo accadere, lui disse, essi dissero, cosa possiamo fare per avere questa vaccinazione? Here you read the prescription. Qui egli lesse la ricetta. He said, now I'm going to write a prescription, it's for you and your children, and to them it's far off, even as many as the Lord our God shall ever call. Lui disse, ora sto per scrivere una ricetta, essa è per voi e per i vostri figlioli, e per coloro che sono lontani, anche per quanti il Signore nostro Dio mai ne chiamerà. Don't fool with the prescription, you'll die. Non scherzare con la ricetta, morirai. They make it so weak today till it's nothing but denominational water. Dry. Essi la rendono così inefficace oggi fino a che non è altro che un'acqua denominazionale, proprio così. Some embalming fluid. They inject into a dead man to make him deader. Del fluido di imbalsamazione che iniettano in un morto per renderlo più morto. Oh, but brother, there is a genuine anointing. Oh, ma fratello, c'è una genuina unzione. There is a wrangling. C'è un... It's for the healing of the soul. È per la guarigione dell'anima. Just don't fool with the prescription. Solo non scherzare con la ricetta. Take the prescription just the way it's written. And God's obligated to his word. Prendi la ricetta solo nel modo in cui è scritta e Dio è obbligato verso la sua parola. Not obligated to the creed or the dogma or the denomination, he's obligated to his word. Non obbligato verso il credo né al dogma né alla denominazione, egli è obbligato alla sua parola. Follow the prescription, that's the first basis. Start off, then you're signed up and ready to go to work. Segui la ricetta, cioè il fondamento principale. Incomincia, poi tu sei ingaggiato e pronto per andare ad operare. Notice, out the camp. Notate, fuori del campo. They have chosen a Barabbas today. Oggi hanno scelto un Barabba. When the gospel has passed back and forth around the world, great signs and wonders has followed the revival. Quando il Vangelo si è mosso avanti e indietro intorno al mondo, grandi segni e meraviglie hanno seguito il risveglio. But instead of coming in and trying to do it, they're joining right up with Barabbas. Ma invece di venire dentro e cercare di farlo, si stanno unendo dritto a Barabba. Before we'll have this nonsense and so forth in our church, we'll be classic like the rest of them. Prima che avremo questo nonsenso e così via nella nostra chiesa, saremo classici come gli altri. Now they've got Rome and all of them together. A Barabbas. Ora essi hanno Roma e tutti loro insieme un Barabba. Notice, we are then in that great camp, we are invited to go beyond that camp.
Notate, siamo dunque in quel grande campo. Noi siamo invitati ad andare al di là di quel campo. Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gate. Gesù pure, affinché egli potesse santificare il popolo col suo stesso sangue, soffrì fuori della porta. Let us go to him beyond the gate. Watch, bearing his reproach. Andiamo dunque a lui, al di là della porta. Osservate, portando il suo vituperio. What was he reproached for? Perché cosa fu lui vituperato? Not because he was Methodist or Baptist. I'll assure you that. Non perché era metodista o battista, ve lo assicuro. Not because he was Pharisee or Sadducee, because he was the vindicated word. Non perché egli era fariseo o sadduceo, perché egli era la parola confermata. Bearing his reproach. For what? The vindicated word. Portando il suo vituperio. Per cosa? La parola confermata. That's right, that's what he did. Proprio così, questo fu ciò che egli compì. He said, if I do not the works of my father, don't believe me. If I'm not the answer to all the scripture's questions. Egli disse, se io non faccio le opere di mio padre, non credetemi. Se io non sono la risposta a tutte le domande delle scritture. Jesus of the New Testament was Jehovah of the Old. Exactly right. Gesù del Nuovo Testamento era Geova del Vecchio, è esattamente giusto. I believe as I was telling you, here not some time ago or somewhere in a meeting, it might not have been here. Credo, come stavo riferendovi ora qui qualche tempo fa, o in qualche luogo, in una riunione, potrebbe non essere stato qui. Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. Geova del Vecchio Testamento è Gesù del Nuovo. Do you remember when I was going squirrel hunting that morning, there it was, the three big stems running to one out there around the mountain, me standing there looking at it. Vi ricordate il quando stavo andando a caccia di scoiattoli quella mattina, e lì avvenne quei tre grossi tronchi che entravano dentro ad uno là fuori, proprio sulla montagna. Io stavo lì a guardarlo. E mi accostai vicino e mi tolsi il cappello, posai giù il mio fucile, arrivai lassù. And a voice shook the woods. Said, Jesus of the New Testament is Jehovah of the Old. Remain faithful. E una voce scosse il bosco, disse, Gesù del Nuovo Testamento è Geova del Vecchio, rimani fedele. So, right below there is where the squirrels appeared, come into existence when there was none there. Così proprio lì sotto è dove gli scoiattoli apparvero allora, vennero all'esistenza laddove non ce n'era nessuno. That's truth. It's truth. Vedete, è la verità, vedete, è vero. So God knows before who I stand, it's the truth. That's right. It's the truth. Perciò Dio innanzi a chi io sto sa che è la verità. Proprio così, è la verità. Right down in Kentucky, and there's people sitting out here tonight with prison. It happened again, the same name. Yes. Proprio giù in Kentucky, e c'è gente seduta proprio qui stasera che era presente quando accadde nuovamente. La stessa cosa, sì. We know that it's the truth, Jesus of the Old Testament. Sappiamo che è la verità, Gesù del Vecchio Testamento. Like when the Chinese people first come over here, they couldn't read nor write our language, but they were great laundrymen. Come quando i cinesi per la prima volta arrivarono qui, non sapevano leggere né scrivere la nostra lingua, ma erano bravi lavandai. And so they would, you go down to the Chinese laundry. E così essi avevano, tu andavi alla lavanderia cinese. He just got him some clear little white tags. He couldn't read one thing. Egli prendeva solo dei chiari piccoli cartellini bianchi. Non sapeva leggere niente. And he knows you couldn't read it if he wrote it. E sapeva che tu non riuscivi a leggerlo se lo scriveva lui. So when you come, he just took this little white piece of paper, something on this order, say right here, and he tore it a certain way like that. Così, quando tu arrivavi, prendeva solo questo pezzettino di carta bianca, qualcosa così, dico, proprio qui, e lo strappava in un certo modo, così. Now he gave you one piece of paper, and he kept the other piece of paper. Ora, lui ti dava un pezzo di carta e si teneva l'altro pezzo di carta. And then when you come back for your laundry, he said, let me see your piece of paper. E quando poi tornavi per il tuo bucato, egli diceva, fammi vedere il tuo pezzo di carta. And he got him, if it matched, that was it. You got your dirty clothes back clean. Egli li prendeva, se combaciava era quello. Tu ricevevi i tuoi vestiti sporchi nuovamente puliti. And Jesus matched every prophecy. E Gesù ha combaciato ogni profezia. Every
design of Jehovah of the Old Testament is Jesus of the New. He matched everything. Ogni modello di Geova del Vecchio Testamento è Gesù del Nuovo. Egli ha combaciato ogni cosa. Let me say this with godly fear and respect, but love, but sincerity and knowing where I'm standing. Lasciatemi dire questo con pio timore e rispetti, ma con amore, ma con la sincerità di sapere dove mi trovo. The message of this hour has matched everything the Bible spoke about. Amen. Il messaggio di quest'ora ha combaciato ogni cosa che la Bibbia ha parlato di quest'ora. Have you got some dirty clothes, turn them in. Ora, se avete dei vestiti sporchi, dateli indietro. Are you washed in the blood of the Lamb? Siete lavati nel sangue dell'agnello. Notice bearing his reproach, because he was the vindicated word. Notate, portando il suo vituperio perché gli era la parola confermata. As then, so is it now. He's the same yesterday and forever, Hebrew 12 and 13. Come allora, così è ora, egli è lo stesso ieri, oggi e in eterno. Ebrei 13, 12 e 13. We find Hebrews 13:8 also. Noi troviamo anche Ebrei 3, 8, 13, 8. Bearing his shame of the gospel. Portando la sua vergogna del Vangelo. Bearing his name. Portando il suo nome. He said, I came in my Father's name. Egli disse, io sono venuto nel nome di mio padre. What is the name of the Father? Qual è il nome del padre? He came in his Father's name. Egli venne nel nome di suo padre. That I came in my Father's name and you received me not. Disse, sono venuto nel nome di mio padre e voi non mi avete ricevuto. Well, what is the Father's name? Ebbene, qual è il nome del padre? I guess you ought to know. Suppongo che dovreste sapere, vedete? Bearing the reproach of the word? Portando il vituperio della parola? It was always carried out of their camps, they turned it out. Essa era sempre portata fuori dai loro campi, l'hanno messa alla porta. You'll be laughed at, made fun of. Rideranno di voi e vi canzoneranno. In the day where I once started across the nation, not speaking about myself, please don't think this is a personal. E oggi dove iniziai una volta attraverso la nazione, non parlando di me stesso, per favore, non pensate che questo sia un annuncio personale. Well, my time's gone. I got about 10 pages. Sure, you can see what's left. All right, of notes. Ma il mio tempo è esaurito ed ho circa 10 pagine qui. Potete vedere quello che è rimasto qui, delle note. Vedete, vedete. Benissimo. But listen. First started out, did you know Jesus when he first started? Oh, the young rabbi. Ma ascoltate, per la prima volta cominciai. Avete notato Gesù quando egli per la prima volta iniziò? Oh, il giovane rabbi. Oh, he was a wonderful man. Come over to our way. Come preach to us. Oh, era un uomo prodigioso. Vieni da noi, vieni a predicare a noi. But one day he sat down to them and he said, except you eat the flesh of the Son of Man and drink his blood, you have no life in you. Ma un giorno egli si sedette da loro e disse, se non mangiate la carne del figlio dell'uomo e non bevete il suo sangue, non avete la vita in voi. What do you think the doctors and intellectuals of the crowd thought? This man's a vampire. Cosa pensate che i dottori e gli intellettuali della folla pensarono? Questo uomo è un vampiro, vedete? He wants you to drink human blood. That's too much for us. Get away from this. The priest said he was crazy. I believe it. Egli vuole che si beva sangue umano. Quello è troppo per noi. Allontanatelo. I sacerdoti hanno detto che egli era pazzo. Io ci credo. And the Bible said they walked away. E la Bibbia disse che essi andarono via. Then he had 70 ordained preachers. And he said, I can't have them. Allora egli aveva 70 predicatori ordinati e disse, io non posso averli. So he looked around at them. He said, what will you say when you see the Son of Man ascending up into heaven from whence he comes? Così diede loro un'occhiata, disse, cosa direte quando vedrete il figlio dell'uomo ascendere su nel cielo da dove è venuto? Now, he never explained these things. He just let him alone. Ora, egli non spiegava mai queste cose, le lasciava soltanto stare, vedete?
And they said, son of man, what? Ed essi dissero, figlio dell'uomo, cosa? We eat with the man. We fish with him. We lay on the banks with him. Noi mangiamo assieme all'uomo. Peschiamo con lui. Ci siamo sdraiati sulle rive con lui. We seen the cradle he was rocked in. Abbiamo visto la culla in cui fu dondolato. We know his mother. We know his brother. Who can receive a thing like this? Conosciamo sua madre, conosciamo suo fratello. Chi può ricevere una cosa come questa? The Bible said they walked with him no more. E la Bibbia disse essi non camminarono più con lui. Then he turned around to Peter and the rest of them said, I chose 12, you 12. Allora egli si rivolse a Pietro e agli altri disse, ne ho scelto 12, voi 12. Now from the thousands he's down to 12. Ora dalle migliaia si è ridotto a 12. He said, I chose 12, any one of you is the devil. I know it from the beginning. Disse, ne ho scelto 12, poi uno di voi è il diavolo, io lo sapevo dal principio. He said, now do you want to go with them? Egli disse, volete andare con loro? You didn't have to baby and pet and I'll make you a deacon if you join the church. Egli non doveva coccolare e vezzeggiare, io ti farò un diacono se ti unirai alla mia chiesa, vedete? Non tirava l'acqua al proprio mulino, egli non lo spiegava nemmeno. Neither could the disciples explain it. Neanche riuscivano a spiegarlo i discepoli. But you remember he just told them, I knew you before the foundation of the world. I ordained you to receive joy with me. Ma ricordate, egli disse loro semplicemente, io vi conobbi avanti la fondazione del mondo, vi ordinai a ricevere allegrezza con me. That was before the foundation were predestinated. Vedete, eccolo lì, avanti la fondazione del mondo, predestinati. Those apostles stood there just as stern. Quegli apostoli stavano lì proprio lo stesso fermi. They couldn't explain how they were eating his flesh and drink his blood. Non riuscivano a spiegarsi come avrebbero mangiato la sua carne e bevuto il suo sangue. They couldn't understand how he ever come down when he's been right there with them all time. He couldn't explain it. Non riuscivano a comprendere come mai egli venne giù quando è stato proprio lì assieme a loro tutto il tempo. Egli non poteva spiegarlo. The people couldn't explain it. La gente non riusciva a spiegarlo. Nobody could explain it. Nessuno poteva spiegarlo. But Peter made those notable words. No wonder he gave him the keys. Ma Pietro promosse quelle parole degne di nota. Non stupisce che egli diede a lui le chiavi. He said, Lord, who will we go to? Disse, Signore, a chi andremmo? We are persuaded. We know that you and you alone are the vindication of the promised word today. Noi siamo persuasi. Sappiamo che tu e tu soltanto sei la rivendicazione della parola promessa oggi. We know that thou alone has the word of life. Sappiamo che tu soltanto hai la parola di vita. We can't explain those things, but we believe it anyhow. Non riusciamo a spiegare quelle cose, ma lo crediamo ad ogni modo. Little Martha said, my brother is dead. He's laying in the grave, he's rotten, he's stinking. La piccola Marta disse, mio fratello è morto, egli giace nel sepolcro, è in decomposizione, sta puzzando. Lord, if you would have been here, my brother would not have died. But even now, whatever you ask God, God will give it to you. Oh my. Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora, qualsiasi cosa tu chieda a Dio, Dio te la darà. Oh my. He said, I am the resurrection and life. Egli disse, io sono la risurrezione e la vita. He that believeth in me, though he were dead, yet shall he live. Whosoever liveth and believeth in me shall never die. Believe us out this. Chi crede in me, sebbene fosse morto, tuttavia vivrà. Chiunque vive e crede in me non morrà mai. Credi questo? She said, yeah, Lord. Ella disse, sì, Signore. I can't explain it, but I believe it. Non riesco a spiegarlo, ma lo credo. I believe that you're the Christ that was to come into the world. Credo che tu sei il Cristo che doveva venire nel mondo. I believe by the noted scripture that you beat the qualification of that. Credo, tramite la scrittura rilevata, che tu vai incontro al requisito di questo. So where have you buried him? Disse, dove lo avete seppellito? Amen.
my, something has to happen. Every wheel's coming right together at the right time. See? Oh, mai qualcosa deve accadere. Ogni ruota si sta mettendo proprio insieme al momento giusto, vedete? Walked down the grave, the Bible said, no beauty which is desiring. Egli scese al sepolcro, la Bibbia disse, nessuna bellezza che noi lo desiderassimo. Probably a little stoop-shouldered fella, stood their little shoulders down, tired and weary from walking. Probabilmente un piccolo individuo dalle spalle curve che stava con le piccole spalle abbassate, stanco ed esausto dal camminare. He said, Lazarus, come forth! Disse, Lazzaro, vieni fuori! And a man had been dead 4 days, stood on his feet. Ed un uomo che era stato morto 4 giorni si alzò in piedi. A Christian science woman, excuse me if I hurt your feeling, I don't mean to. Una donna della scienza cristiana, scusatemi se urto i vostri sentimenti, non ne ho l'intenzione. A Christian science woman right from this church met me out there one day. Una donna della scienza cristiana, proprio da questa chiesa, un giorno mi incontrò là fuori. And she said, Mr. Branham, she said, I like your preaching, but there's one thing you do too much on it. E disse, signor Branham, disse, mi piace il suo predicare, ma c'è una cosa di cui lei si occupa troppo. No, so what's that? Io dissi, cos'è? Said, you brag too much on Jesus. Disse, lei si vanta troppo su Gesù. So I said, I hope that's all he's got against me. Dissi, spero che questo sia tutto quello che egli ha contro di me, vedete, vedete, vedete. She said, you make him divine. Ella disse, lei lo fa divino. See, they don't believe he was divine, they believe he was just an ordinary man, good teacher, philosopher. Vedete, non credono che egli era divino, credono che fu soltanto un uomo ordinario, un buon insegnante, filosofo. Said, you make him divine, and he wasn't divine. Disse, lei lo fa divino, e lui non era divino. I said, oh, yes, he was. Dissi, oh sì che lo era. She said, if I prove to you by your own Bible he's not divine, will you believe it? Lei disse, se le provo tramite la sua stessa Bibbia che egli non è divino, lo crederà lei? I said, my Bible said so, I believe the word, that's who he is. Dissi, la mia Bibbia disse così, io credo la parola, questo è chi egli è. And she said, in St. John 11th chapter, when Jesus went down to the grave of Lazarus, the Bible said he wept. E disse in San Giovanni all'undicesimo capitolo, quando Gesù scese al sepolcro di Lazzaro, la Bibbia disse che egli pianse. I said, well, that's got to do with it. Io dissi, cosa c'entra questo? She said, well, that surely wasn't divine. Lei disse, beh, quello mostrava che non era divino. I said, you just failed to see who the man was. He was both God and man. Io dissi, lei manca proprio di vedere chi l'uomo era. Egli era sia Dio che uomo. Is a man weeping when he's weeping for their sorrow? E quale un uomo piangeva quando stava piangendo per il loro dispiacere? But when he stood and said, Lazarus, come forth! And a man had been dead 4 days, stood on his feet again, that was more than a man. Ma quando si rizzò in piedi e disse, Lazzaro, vieni fuori! Ed un uomo che era stato morto 4 giorni stette di nuovo in piedi, quello era più che un uomo. Yes, sir. Yes, indeed. Sì, signore, sì, davvero. And I've often made the expression, when he come down off the mountain that night hungry, he was a man. Ed io spesso ho fatto l'espressione che quando egli scese dalla montagna quella sera affamato, egli era un uomo. He was hungry the next morning, he was a man. Era affamato la mattina seguente, egli era un uomo. But when he took 2 biscuits and 5 fish and fed 5,000, taking up 7 baskets, that was more than a man. Yes, sir. Ma quando prese 2 panini e 5 pesci e cibò 5,000, riempì 7 ceste, ciò era più che un uomo, sì signore. He was a man on the cross when he cried, my God has thou forsaken me. Era un uomo alla croce quando gridò, Dio mio, mi hai tu abbandonato. When he cried, give me a drink and they give him vinegar and gall, he was a man crying. Quando gridò, datemi da bere, e gli diedero aceto e fiele, egli era un uomo che gridava. But on Easter morning, when he broke every seal of death, hell in the grave, hey, and rose up, he was more than a man. Ma la mattina di Pasqua, quando egli spezzò ogni sigillo di morte dell'inferno e del sepolcro, e risuscitò, era più che un uomo. He was a man that night laying on the back of that little boat, where he's out there with the disciples and 10,000 devils of the sea swore they'd drown him. Egli era un uomo quella notte sdraiato sul retro di quella barchetta dove era là fuori coi discepoli e 10,000 diavoli del mare giurarono che lo avrebbero annegato. Out there in a little ship like a bottle stopper out there like that, he was so tired didn't even wake him up. Là fuori in quella vecchia navicella, là fuori come un turacciolo di bottiglia in quel modo, egli era così stanco che nemmeno lo svegliarono. He was a man when he was asleep. Egli era un uomo quando dormiva. But when he put his foot on the braille of the boat and looked up and said, peace, be still, and the winds and the waves obeyed him.
That was more than a man. God! Ma quando mise il suo piede sul groviglio della barca, poi alzò lo sguardo e disse: taci, calmati. E i venti e le onde gli obbedirono. Quello era più che un uomo, era Dio! No, one of the poets said, living he loved me, dying he saved me, buried he carried my sins far away. Non stupisce che il poeta disse: vivendo egli mi amò, morendo egli mi salvò, seppellito egli allontanò i miei peccati. Rising he justified freely forever, someday he's coming, oh glorious day. Risorgendo egli giustificò gratuitamente per sempre, un giorno egli verrà, oh glorioso giorno. Yes sir, go beyond the camp, I don't care what it costs. Sì signore, andate al di là del campo, non mi importa quello che costa. This consecrated cross I'll bear till death shall set me free. Questa croce consacrata porterò fino a che la morte mi libererà. Then go home, a crown to wear, for there's the crown for me. Poi vado a casa per portare una corona, poiché c'è una corona per me. Closing, I'll say this. In chiusura io dirò questo. I was reading a story some time ago on a judge. Stavo leggendo una storia qualche tempo fa intorno ad un giudice. He's a just man, a good man, loved. Egli era un uomo giusto, un buon uomo, era amato. And there's a bunch of people in the city that thought they could get by with anything, so they had plenty. E c'era un gruppo di persone in città che pensava che poteva cavarsela con qualsiasi cosa, così nuotavano nell'abbondanza. So they opened up a house of ill fame, run a liquor store, liquor, everything like that. It was illegal. Così aprirono una casa di cattiva fama, gestivano un negozio di liquore, ogni cosa di quel genere, ciò era illegale. And it was caught by the law, the federal man, and was brought to court. E loro furono pescati dalla legge, dall'uomo federale, e portati alla corte. And when all the people of the little city gathered in, they know this man had done a lot of things around there, the man that had run the ill-famed place. E quando tutta la gente della città, la cittadina, si riunì, si sapeva che quest'uomo aveva fatto un sacco di cose lì attorno, l'uomo che aveva gestito il luogo di cattiva fama. And the jury found the man guilty because he's caught open-handed. Ed essi, la giuria, trovò l'uomo colpevole perché fu colto in flagrante. And so then the judge found him guilty and sentenced him for so many years. Without bond, without appeal or anything, he sent him because that's what the law read. E perciò dunque il giudice lo trovò colpevole ed emise allora la sentenza per così tanti anni, senza cauzione, senza appello né niente. Lo mandò perché era quello che la legge diceva. The people outside the court raised him and said, you know what? Every person in this town will hate you. Le persone all'esterno della corte gli corsero contro e dissero, sai cosa? Ogni persona in questa città ti odierà. Said they hate you for making that decision on that man. Dissero, essi ti odiano per aver preso quella decisione su quell'uomo. They were all gamblers themselves. Loro stessi erano tutti giocatori d'azzardo. And said, we'll all hate you. We'll never elect you again. E dissero, noi tutti ti odieremo, non ti eleggeremo più di nuovo. We'll never be one of us vote for you, booing him as he went on the street. Non ci sarà nessuno di noi che voterà per te, fischiandogli mentre gli scendeva la strada. He stood just a minute and said, let me have a word. E lui si fermò giusto un minuto, disse, lasciate che dica una parola. He said, I've done exactly what was my duty. Disse, io ho fatto esattamente quel che era il mio dovere. The man was guilty no matter who he was. L'uomo era colpevole, non importa chi egli fosse. And I had to sentence him according to the law that I swore I'd uphold. E dovevo emettere la sentenza contro di lui in accordo alla legge che giurai che avrei sostenuta. He said, you're hated in this town. Egli disse, tu sei odiato in questa città. He said, but I'm loved greatly at home by my people. Egli disse, ma sono molto amato a casa dalla mia gente. We might think the same thing if you pardon expression. Potremmo pensare la stessa cosa se voi perdonerete l'espressione. I stood for what I have been saved to do. Uphold this word of God. Mi sono battuto per quello che sono stato salvato a fare, sostenere questa parola di Dio. I know the denominations hate me for the things that I say, but I'm greatly loved in His house among His people.
So che le denominazioni mi odiano per le cose che dico, ma sono molto amato a casa sua, in mezzo al suo popolo. Let us pray. Preghiamo. Lord Jesus, we may be hated by the world, but loved of the Father. Signore Gesù, noi possiamo essere odiati dal mondo, ma amati dal Padre. Help us, dear God. Aiutaci, caro Dio. Help these people. That each one of them, Lord, that thy blessings will rest upon them. Aiuta queste persone, che ognuno di loro, Signore, che le tue benedizioni rimangano su di loro. Let us go beyond the camp now. Lasciaci andare ora al di là del campo. Let us go beyond our own thinking. Let us go by the thinking of God. Lasciaci andare al di là del nostro stesso pensare. Lasciaci andare tramite il pensare di Dio. The Bible said this, let the mind that was in Christ be in you. E la Bibbia ha detto questo, che la mente che era in Cristo sia in voi. So let us think his thoughts, not our own thinking, because most of the time we're wrong. Così lasciaci pensare i suoi pensieri, non il nostro stesso pensare, perché la maggior parte del tempo noi siamo errati. So to be sure, let his mind rest in us. Perciò, per essere sicuri, lascia che la sua mente sia in noi. And his mind was to do the Father's will, and the Father's will is his promised word. E la sua mente era di fare la volontà del Padre, e la volontà del Padre è la sua promessa parola. Let us go beyond the camp tonight, Lord, and find Jesus. Lasciaci andare al di là del campo stasera, Signore, e trovare Gesù. We'll never find him by joining the church. Non lo troveremo mai con l'unirci ad una chiesa. We'll never find him by shaking hands with some minister or signing some creed or something that we promised to go to Sunday school so many days out of the year and so forth. Non lo troveremo mai con lo stringere le mani a qualche ministro, né sottoscrivere qualche credo, né qualcosa che noi promettiamo di andare alla scuola domenicale tanti giorni dell'anno e così via. We'll only find him in the Word because he is the Word. Lo troveremo solo nella parola, perché egli è la parola. As we see this day promised that he'd be outside the camp, put out again. E mentre vediamo questo giorno promesso in cui egli sarebbe stato all'esterno del campo, messo nuovamente fuori, now let us go beyond the camp, ready to bear his reproach. Lasciaci ora andare al di là del campo, pronti a portare il suo vituperio. Hated of this world, but loved of the one who has invited us to the camp. Odiati da questo mondo, ma amati da colui il quale ci ha invitato nel campo. Grant it, Lord. Concedilo, Signore. If there be those here who doesn't know him and has never went beyond the camp of some church affiliation, yet you profess to be a Christian. Se ci sono qui quelli che non lo conoscono e non sono mai andati al di là del campo di qualche affiliazione di chiesa, tuttavia voi professate di essere cristiani. But when you say these things, I believe it for another day. That shows it cannot be the Holy Spirit. Ma quando dite queste cose, credo sono per un altro giorno, ciò mostra che non può essere lo Spirito Santo. How can a man that's filled with the Holy Ghost ever be baptized using the name of Father, Son, Holy Ghost? Come può un uomo che è riempito con lo Spirito Santo essere mai battezzato usando il nome di Padre, Figlio, Spirito Santo? When Paul, the great apostle, said, if an angel comes from heaven. Quando Paolo, il grande apostolo, disse, se un angelo viene dal cielo. You might have done it one time not knowing any different. Tu potresti averlo fatto una volta non conoscendo niente di diverso. Those people did it not knowing different in Acts 19. Quella gente lo fece non sapendo altro in Atti 19. But said an angel preaches anything different, let it be accursed. Ma disse un angelo che predica qualcosa di diverso sia maledetto. How can you accept some creed or some ism, something other when the Bible said the promises to you this same thing, the real baptism of the Holy Spirit?
Come potete accettare qualche credo, qualche ismo, un qualcos'altro, quando la Bibbia disse la promessa è per voi, questa medesima cosa, il reale battesimo dello Spirito Santo? How can the Holy Spirit that wrote the word be in you denying the word? Come può lo Spirito Santo che scrisse la parola essere in te rinnegando la parola? How can it deny when the very Holy Spirit itself said, if any person shall add one word to this or take anything from it, I'll take his part out of the book of life? Come può rinnegarla quando il vero Spirito Santo stesso disse, se qualche persona aggiungerà una parola a questa o vi toglierà qualcosa, io toglierò la sua parte dal libro della vita? How can the Holy Spirit then take anything from the word or add anything to the word? Come può allora lo Spirito Santo togliere qualcosa dalla parola o aggiungere qualcosa alla parola? My friend, both here and in the invisible world where the tape will go, invisible to us now. Amico mio, sia qui che nell'invisibile mondo dove il nastro andrà, invisibile ora per noi. Let that go deep in your heart from this morning's message on the teaching, seeing where we are. Lascia che questo vada in profondità nel tuo cuore dal messaggio di questa mattina sull'insegnamento, vedendo dove noi siamo. If you never have yet ever taken this prescription that I spoke of a while ago, won't you receive it? Se non hai mai ancora preso questa ricetta di cui ho parlato un momento fa, non vuoi riceverla? We're here to do everything that we can for you, to help you. I'm only a witness. I'm only an electioneer. Noi siamo qui per fare tutto il possibile per te, per aiutarti. Io sono solo un testimone, sono solo un agente elettorale. As we have in Louisville now the Democrat convention of Kentucky, that they're building the platform for their man to be elected. Come abbiamo ora a Louisville, il congresso democratico del Kentucky, essi stanno costruendo la piattaforma affinché il loro uomo venga eletto. I'm also building a platform for my Lord. Anch'io sto costruendo una piattaforma per il mio Signore. Won't you receive him tonight as your own? Non vuoi riceverlo stasera come il tuo proprio? With our heads bowed and our hearts also in this moment. Coi capi chinati e altresì i nostri cuori in questo momento. Would you just raise your hands and say to God, not to me, I'm just a man. Vorreste semplicemente alzare le mani e dire a Dio, non a me, io sono solo un uomo. Raise your hands to God, say, God, be merciful to me. I truly want all these things that I've heard about. Alzare le mani a Dio, dire, Dio, sii mi misericordioso. Voglio veramente tutte queste cose di cui ho udito. I want to go beyond the camp. I don't care what anyone says. Voglio andare al di là del campo. Non mi importa quello che chiunque dice. God bless you. My, the hands of the hands. Dio ti benedica, mai, guardate le mani, guardate le mani. I want to go without the camp. Voglio andare fuori del campo. No matter what it costs me, I'll take my cross and bear it every day. Non importa cosa mi costa, prenderò la mia croce e la porterò ogni giorno. I'll go beyond the camp. Andrò al di là del campo. No matter what people say about me, I want to follow him outside the camp. I'm ready to go. Non importa quello che le persone dicono di me, voglio seguirlo all'esterno del campo, sono pronto ad andare. Heavenly Father, you've seen those hands, maybe 100 people or more in the building raised up their hands. Padre celeste, tu hai visto quelle mani, forse un centinaio di persone o più nell'edificio hanno alzato le mani. Lord, there's something near them now, some other person. The person of Christ, the invisible to the natural eye, and has caused them to make a decision. Signore, c'è qualcosa vicino a loro adesso, qualche altra persona, la persona di Cristo, l'invisibile per l'occhio naturale, e li ha indotti a prendere una decisione. In their own life, they know as they look into a mirror, they see there's something missing. Nella loro stessa vita sanno, mentre guardano in uno specchio, vedono che c'è qualcosa che manca. And they want their lives to be shaped according to the promise of God. And they've raised their hands with deep sincerity.
e vogliono che le loro vite siano modellate in accordo alla promessa di Dio ed hanno alzato le mani con profonda sincerità. Help them, Lord, to the great door tonight, to the sheepfold. Aiutali, Signore, alla grande porta stasera per l'ovile. May they come in sweetly and humbly. Granted. Possano essi entrare dolcemente ed umilmente, concedilo. They're yours, Lord. Deal with them. Sono tuoi, Signore, tratta con loro. Now they could not have made that decision, they could not have raised their hand without a supernatural something. Ora non avrebbero potuto prendere quella decisione, non avrebbero potuto alzare le mani senza un qualcosa di soprannaturale. It shows there's a life there somewhere. Ciò mostra che c'è una vita lì, in qualche luogo. For according to science, gravitation would hold our hands down. Poiché in accordo alla scienza la gravità avrebbe mantenuto giù le nostre mani. But there was something that struck their mind that made them defy the law of gravitation and put up their hands towards the maker that brought them. Ma c'è stato qualche cosa che ha colpito la loro mente, che ha fatto loro sfidare la legge della gravità e alzare le mani verso il fattore che li ha portati. Yes, I want to go all the way. I want to go beyond the camp tonight. Sì, voglio andare per tutto il cammino, voglio andare al di là del campo stasera. Lord, the pool is ready. Signore, la vasca è pronta. For the first move. After repentance, then being baptized, and I promise to receive the Holy Ghost. Per il primo movimento dopo il ravvedimento, dopo l'essere battezzati, è una promessa di ricevere lo Spirito Santo. And this last day is a calling back to the original faith, the original prescription. In questi ultimi giorni, una chiamata a tornare alla fede originale, alla ricetta originale. We see too many people away from Christ dying under these other man-made prescriptions. Vediamo troppa gente lontana da Cristo che muore sotto queste altre ricette fatte dall'uomo. They may be ever so good in their denomination, but Lord, I want your prescription. Essi possono stare sempre tanto bene nella loro denominazione, ma Signore, io voglio la tua ricetta. You're our doctor. Tu sei il nostro dottore. There is a doctor. There's balm in Gilead. C'è un dottore. C'è balsamo in Gilead. There's a physician here tonight to heal every sin-sick soul, to heal every physical being. C'è un medico qui stasera per guarire ogni anima malata di peccato, per guarire ogni essere fisico. Great doctor of all times, great creator of the heavens and earth, come now, will you, among us? And speak to us in the name of Jesus Christ. Grande dottore di tutti i tempi, grande creatore dei cieli e della terra, vieni ora, voglia tu in mezzo a noi e parlaci nel nome di Gesù Cristo. While each one prays in their heart, Lord Jesus, help me now. Mentre ognuno prega in cuor proprio, Signore Gesù, aiutami ora. And if you've never been baptized, then you're convinced I haven't preached on baptism. E se non sei mai stato battezzato e sei convinto, io non ho predicato sul battesimo. But you're convinced that you should be baptized. And Christian baptism, the only way that any Christian... Ma tu sei convinto che dovresti essere battezzato nel battesimo cristiano, il solo modo che qualsiasi cristiano... What if you come up there baptized in some other way? E se tu arrivassi lassù battezzato in qualche altro modo? And the same Jesus has said, who will take one word or add one word, the same will be taken out of his part of the book of life. E lo stesso Gesù che disse, chi toglierà una parola o aggiungerà una parola, lo stesso sarà tolto dalla sua parte del libro della vita. Jesus said that. Lo disse Gesù. And he said, all scriptures is inspired and must be fulfilled. Ed egli disse, tutte le scritture sono ispirate e devono essere adempiute. Now you know different. What will you do about it? Ora sai differente, cosa ne farai? If you've only had a sensation or something, se hai avuto solo una sensazione o qualcosa di simile, I believe in sensation. Io credo nella sensazione. If you've only danced in the spirit, spoken tongues, I believe in that too. Se hai solo danzato nello spirito, parlato in lingue, credo anche in quello. But if that's all the farther and your spirit in you tells you not to follow the word when you know it's right,
There's something wrong with that spirit. Ma se non sei andato più lontano e il tuo spirito in te ti dice di non seguire la parola, sebbene sai che è giusta, c'è qualcosa che non va con quello spirito. It isn't the Holy Spirit. It can't be. Non è lo Spirito Santo, non può essere. See, it would identify its own word, you know that. Vedi, esso identificherebbe la sua stessa parola, sai questo. You can make ready to come now while we are praying. Puoi prepararti per venire adesso mentre noi preghiamo. Jesus of Nazareth, come close now and speak to every heart. Gesù di Nazareth, accostati ora e parla ad ogni cuore. I commit them to you. Li rimetto a te. May they be all these hands are trophies of the message, Lord, from you, and your great august presence is with us now. Possano essi essere tutte queste mani, sono trofei del messaggio, Signore, da te e dalla tua grande maestosa presenza che è con noi ora. Any man that's sensitive to the Spirit can tell that you're here. This great feeling of sacredness. Chiunque sensibile allo Spirito può dire che tu sei qui, questo grande sentimento di sacralità. Granted, Lord, just now, in the name of Jesus Christ. Concedilo, Signore, proprio ora, nel nome di Gesù Cristo. Now with our heads bowed, ora, coi capi chinati. If there's a man here that would want to be baptized in the name of Jesus Christ. Se c'è qualcuno qui che vorrebbe essere battezzato nel nome di Gesù Cristo. Want to repent, want to seek the baptism of the Spirit. Vorrebbe ravvedersi, vorrebbe cercare il battesimo dello Spirito. There's a room open to my left. Women to the right. C'è una stanza aperta alla mia sinistra, le donne alla destra. There'll be someone in there to instruct you. Lì dentro ci sarà qualcuno a istruirvi. There's baptismal gowns waiting, everything. Ci sono gli abiti battesimali che aspettano ogni cosa. Now while we keep our heads bowed, singing. Ora mentre teniamo i capi chinati cantando. Posso sentir il mio. Noi vi incontreremo.